Innanzitutto buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati questo secondo giorno. Siamo più o meno gli stessi di ieri, con qualcuno che ha dato e aveva già segnalato la sua presenza o il fatto di poter partecipare solo a parte di questa nostra due giorni di convegno. E anche oggi iniziamo la giornata con un momento di preghiera che, come quello di ieri, è legato al tema della custodia del creato. Come vi accennavo ieri, manteniamo anche in questo convegno diocesano, come negli ultimi anni, questa attenzione nella nostra preghiera che ci sintonizza non solo con la Chiesa italiana, nella sua 15ª giornata di preghiera per la custodia del creato, ma con la Chiesa universale e soprattutto con le Chiese cristiane, perché in questi ultimi anni l'appuntamento è diventato sempre più ecumenico. Chi può, magari quando ha un po' di tempo, può anche curiosare sul sito internet dell'Osservatore Romano o anche quello di Vatican News e trovare a fianco al messaggio di Papa Francesco il messaggio del Patriarca Bartolomeo, quindi i due polmoni della Chiesa che respirano insieme perché anche il respiro del mondo possa continuare a vivere. E per la preghiera, come ieri, non avremo bisogno di avere sussidi in mano perché anche la preghiera del Salmo sarà in forma responsoriale. Ci mettiamo in piedi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Ripetiamo insieme, o Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti, affermi la tua potenza contro i tuoi avversari, per ridurre al silenzio nemici e ribelli. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo perché te ne ricordi, e il figlio dell'uomo perché te ne curi? O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare, che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Insieme, gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Un sabato Gesù passava fra campi di grano, e i suoi discepoli coglievano e mangiavano le spighe, sfregandole con le mani. Alcuni farisei dissero: «Perché fate in giorno di sabato quello che non è lecito?» Gesù rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Come entrò nella casa di Dio, prese i pani dell'offerta, ne mangiò e ne diede ai suoi compagni, sebbene non sia lecito mangiarli se non ai soli sacerdoti? E diceva loro: il figlio dell'uomo è signore del sabato». Sediamo un attimo. Sappiamo tutti che il sabato per gli ebrei era la cosa più importante che avevano, in modo particolare dopo che erano venute meno le strutture esterne
della loro fede, il Tempio, ad esempio, e quindi lo rispettavano come la cosa fondamentale della loro vita. Non potevano trasgredire il sabato, e il sabato era contornato da innumerevoli comandamenti che dicevano cosa fare, cosa non fare, cosa dire, cosa non dire, come comportarsi, come non comportarsi. A un certo punto gli ebrei, che davano tutto questo valore al sabato, vedono dei comportamenti che sembrano ledere la dignità del sabato. Vedono gli apostoli, il gruppo di Gesù, la Chiesa nascente, che si comporta, almeno apparentemente, in modo non rispettoso nei confronti del sabato, la cosa più importante, la cosa più preziosa, quello che sembrava intoccabile. E subito fanno le loro rimostranze a Gesù. E Gesù mette in evidenza soprattutto la loro ignoranza delle scritture. Se uno andasse alla scrittura, sembra dire Gesù, se uno rifondasse la sua vita e la sua fede sulla scrittura, troverebbe la soluzione anche al, fra virgolette, problema del sabato. Non avete letto, non vi ricordate, non avete memoria di quello che sta scritto? Se voi aveste letto, se voi aveste familiarità con la scrittura, sapreste quello che Davide con i suoi soldati fecero con i pani destinati ai sacerdoti che nessun altro poteva mangiare. Il Signore Gesù è padrone anche del sabato. Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. In un tempo che abbiamo definito nuovo, in un nuovo inizio anche in un qualche modo per questa nostra Chiesa locale, oltre che per la Chiesa italiana ed universale, per l'intera umanità, credo che questa realtà debba appartenerci davvero nel più profondo dell'animo, nell'intimità del cuore. Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E questo ci aiuta anche a ricollocare nel modo giusto quello che la Congregazione del Clero ha scritto all'inizio del suo documento sulla parrocchia e sull'evangelizzazione, a cui vi avevo fatto cenno anche ieri mattina. Nella Chiesa c'è posto per tutti e tutti dal loro posto possono aiutare la Chiesa. Non fossilizziamoci quindi in un rispetto soltanto esteriore delle regole e delle cose, sappiamo cogliere il cuore della realtà, la novità che viene dal Signore, e su di essa basiamo la nostra vita e anche il nostro comportamento. Dio della speranza, che mandi il tuo spirito a rinnovare la faccia della terra, purifica le nostre mani e i nostri cuori, perché ora e sempre siamo operatori di vita. Ripetiamo insieme: Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Ti preghiamo, Signore, per la Tua Chiesa. Testimoni coraggiosamente il Vangelo della vita per ogni uomo e donna, per l'intera creazione. Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Ti preghiamo, Signore, per il nostro pianeta malato, per la terra che geme e soffre per il degrado che la investe. Insegnaci a custodirne la bellezza vivificante. Dio della speranza, dona lo spirito di vita.
Ti preghiamo, Signore, per l'umanità sofferente. Liberaci dal male e da tutto ciò che impedisce una vita buona. Indicaci il cammino al tuo regno di pace. Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Ti preghiamo, Signore, per le vittime della malattia e per i morti per l'inquinamento. Accoglili nel tuo regno di luce. Sostieni e conforta i familiari e gli amici. Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Ti preghiamo, Signore, per chi generosamente opera per la vita, per i medici e gli operatori sanitari, per chi si prende cura della terra. Proteggili dal male e sostieni le loro mani. Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Ti preghiamo, Signore, per i poveri, per i senza casa, per i più deboli. Insegnaci la cura per i fragili, specie nei tempi difficili. Dio della speranza, dona lo spirito di vita. Signore, noi non sappiamo come pregare. Manda il tuo Santo Spirito in aiuto alla nostra debolezza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. O Dio nostro Padre, anche in questo giorno tu ci accogli così come siamo. Concedici un cuore povero e libero, capace di ricevere il dono della tua parola e di riscoprire nei nostri fratelli e nelle nostre sorelle il messaggio che tu ci rivolgi attraverso Gesù Cristo, nostro Signore. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Benediciamo il Signore. Questa seconda mattinata della nostra due giorni di convegno, che è stata già importante per il semplice fatto anche di esserci rivisti e di esserci appunto ritrovati a camminare insieme concretamente, non tramite uno schermo soltanto, insomma, o in maniera semplicemente virtuale, anche col pensiero, e oggi affronta un secondo momento legato a una sorta di riflessione di invio in missione che ci riguarda come Chiesa e come battezzati in particolare. E un invio in missione che non ci chiede di fare cose particolari, ma di rinnovare noi stessi, di rinnovare i luoghi dove viviamo e operiamo tutti i giorni, perché la prima missione è quella che portiamo appunto iscritta nella nostra esperienza di testimoni, di evangelizzatori, di uomini e donne che vivono in questo luogo, in questo tempo. Se ieri abbiamo avuto un momento di ascolto e di riflessione prolungato e approfondito nei lavori dei gruppi che coincidevano con preti, religiosi, diaconi, laici e laiche delle nostre zone pastorali, oggi ci sarà un momento di restituzione che sarà a cura di Don Angelo Giordano, che farà un po' la sintesi e darà anche una lettura e delle proposte che ci aiuteranno a proseguire questo momento di discernimento. E allo stesso tempo ci permetterà anche di approfondire alcune attenzioni che, come ci ricordava ieri il nostro Vescovo, sono al cuore di questo progetto di rinnovamento che stiamo iniziando in questi mesi. Lo Statuto diocesano, questo strumento pastorale promulgato in occasione della Messa Crismale, nella vigilia di Pentecoste lo scorso 30 maggio, il piano pastorale che, riorganizzando gli uffici pastorali, ci permette di poter affrontare questo anno particolare di transizione
che coincide con l'anno dedicato alla Laudato Si da parte di Papa Francesco, e naturalmente di reimpostare anche tutto il lavoro pastorale nelle nostre comunità parrocchiali, per i gruppi, i movimenti, le associazioni, tendendo sempre più a un cammino sinodale, un cammino che trasformi anche concretamente quelle strutture di chiesa che devono essere sempre a servizio, appunto, del bene della persona umana, che è il cuore stesso dell'attenzione di Dio. Se appunto, come ci ricordava il Vangelo di oggi, rischiamo di far prevalere il sabato sull'uomo, o meglio, un'interpretazione distaccata dalla vita concreta di noi innanzitutto, degli uomini e delle donne che sono nostri compagni e compagni di viaggio in questo periodo della storia, della creazione tutta, e rischiamo per questo motivo di mettere da parte la centralità della novità del Vangelo, rischiamo al contrario, mantenendo le strutture, di perdere ciò che è essenziale, ossia l'esperienza di fraternità, il cuore stesso della nostra novità di vita, che rende concreto il comandamento centrale del Vangelo, che è quello dell'amore verso il prossimo, che diventa la presenza stessa di Dio ogni qualvolta sperimenta l'amore e riceve questo amore. Lascio spazio allora alla prima relazione. Le relazioni si seguiranno una dopo l'altra, sono relazioni brevi, non più di 20 minuti ciascuna, e non faremo pause, in maniera tale da poter concludere a mezzogiorno e magari anche un pochettino prima, se possibile, da non appesantire quindi una mattinata che immagino, essendo come dire un sabato all'inizio della ripartenza di tante altre attività, sarà di certo anche bene non, come dire, caricare troppo di altre cose. Avremo sempre tempo e occasione per approfondire ciò che oggi appena iniziamo. Lascio spazio quindi a Don Angelo per la sua relazione. Spero di starci in 20 minuti e se non ci sto, pazienza, può succedere. Dunque, ieri forse abbiamo ripreso un percorso, a causa del Covid probabilmente un pochettino sospeso, ovvero non solo radunarci per una celebrazione, radunarci, questo ormai già da diversi mesi lo stiamo facendo, no? Ma ci siamo ritrovati per parlare, per discutere, per incontrarci, per condividere, per ascoltare, insomma per esercitarci in quella che è appunto l'arte della fraternità, così come stiamo ascoltando un pochettino da ieri, anche negli studi che abbiamo letto, che abbiamo potuto gustare all'interno dei gruppi o per conto nostro, sfogliando quelle carte che sono state un po' inviate a tutti quanti noi. E quindi ieri noi abbiamo, come dire, fatto un esercizio concreto, un'esperienza di partecipazione che non nasce ieri, non è questa, come dire, la novità di questo momento storico. Ormai sono già diversi anni che tutto sommato abbiamo questo approccio, però questa modalità sicuramente, come dire, ha bisogno ancora di lavoro, dobbiamo ancora lavorarci tanto, non siamo ancora abituati, permettetemi di, come dire, di utilizzare questo termine, anche se forse non è il più adatto, non siamo ancora forse pronti a vivere questo momento come strumento, cioè come un qualcosa di effettivamente utile. Io non sono per fortuna, non sono nella testa di nessuno, però non vivo in un altro pianeta, insomma, sono abbastanza terrestre. Anche io forse ho peccato di questa cosa in passato, no? Nel momento in cui si esce da un convegno del genere si dice: ok, ma che cosa si è detto, che cosa dobbiamo fare, cosa abbiamo fatto, abbiamo perso tempo. Potevamo stare lì in parrocchia a, non so, programmare qualcosa, inventarci qualcosa, invece siamo stati lì a sentire delle chiacchiere più o meno comprensibili e adesso torniamo nelle nostre case, nelle nostre famiglie, a fare che? No, c'è sempre questa sorta di senso di incompletezza che spesso attanaglia i partecipanti di un convegno, qualsiasi convegno in realtà, quindi da questo punto di vista possiamo consolarci.
Io torno un attimino sulle carte perché sennò parlo più di 20 minuti. E dicevo che forse ieri però noi abbiamo fatto un'esperienza di partecipazione umanamente intesa. E forse questo un attimino io vorrei dire proprio due parole. Non le voglio dire da un punto di vista sociologico, psicologico, sono ambiti che non mi competono. Abbiamo avuto esperti di queste, come dire, questioni, ne avremo, abbiamo modo di consultarli, sono qui presenti anche tra noi, non è questo il punto. Però dobbiamo un attimino focalizzare, secondo me, questo umanamente inteso, questo avverbio che in qualche modo ho voluto tirare fuori. Perché quello che noi abbiamo fatto ieri fa parte di un percorso umano. Cioè, se noi pensiamo che appunto le soluzioni possano essere trovate, con semplicemente una consultazione online di qualcosa, no? Con una lettura di una rivista, o piuttosto che con schiacciare un bottone da qualche parte, mi dispiace, torneremo a casa molto delusi, perché probabilmente non avremo delle soluzioni in tasca. E oggi forse siamo un po' troppo abituati a facili soluzioni, anche da una prospettiva pastorale. E noi invece vogliamo evidenziare dei problemi. Problemi non nel senso negativo del termine, cioè come un qualcosa che ci blocca, porta a bloccarci, un problema che porta un attimino a non vivere serenamente i nostri giorni. Piuttosto problemi nel senso di prospettive di lavoro concreto. Mi spiego, e forse poi lo farò con maggior dettaglio, e ripeto, devo tornare sui fogli, altrimenti veramente alla fine di questo intervento mi massacrerete. E sicuramente dobbiamo un attimino capire che cosa, quantomeno che cosa cominciare a fare, quantomeno interrogarci su cosa fare. E io parto semplicemente da questo presupposto: se io mi devo interrogare su che cosa fare, non è che faccio, cioè mi fermo, ho bisogno di interrogarsi ha bisogno di tempistiche umane, ripeto, c'è bisogno di tempo per capire delle cose, non le possiamo capire immediatamente. E quando dico che c'è bisogno di tempo, non significa c'è bisogno semplicemente di un, no, di un lasso di tempo da qui a 3 anni. C'è bisogno di investire su questo tempo. Se io faccio 10.000 cose, non farò quella cosa che invece ora c'è bisogno di fare. Se io in parrocchia da settembre a giugno penserò, no, alle solite, ai soliti programmi che in qualche modo ormai sono, li abbiamo presi come tradizionali, non si possono in qualche modo toccare, anche se ci stanno asfissiando non li possiamo toccare, no? Almeno questo è un po' il pensiero comune. E noi il lavoro, noi lo perderemo questo tempo. Queste domande hanno bisogno di essere decantate, affrontate. E per essere affrontato io mi devo fermare, mi devo un attimino calmare, devo darmi delle priorità. E forse una festa patronale, per fare un esempio molto concreto, spero che possa essere preso con, no, nei migliori dei modi questo esempio, una festa patronale è importante, ma forse non sarà così prioritaria da interrompere un percorso di, come dire, di discernimento all'interno di una comunità. Certo, ci sembrerà che non stiamo facendo niente. Dice, che fa la parrocchia X nel momento in cui le persone si siedono attorno a un tavolo e si pongono delle domande? Non fanno niente, perdono tempo. Non ci sono risultati concreti. Ma invece forse non è perdere tempo, no? È gustarsi un po' l'essenza del nostro stare insieme, del nostro essere credenti. Comunque, una cosa che un'altra cosa che vorrei sottolineare, quindi l'aspetto dell'umanità che dobbiamo assolutamente recuperare, umanità intesa proprio come approccio umano alle cose, non siamo immediati, c'è bisogno di tempo, c'è bisogno di processi umani, modalità umane. Ieri ci siamo ascoltati,
nei gruppi, quanto è pesato ascoltarsi nei gruppi, quanto è stato pesante sopportare l'intervento di qualcuno che è durato 20 minuti mentre magari non condividendo il contenuto, la forma, i metodi, bla bla eccetera, è stato pesante, suppongo, no? Però questi sono i metodi umani, non ce ne sono altri. Questa è la metodologia umana. Avete fatto una relazione. Non possiamo parlare tutti qui oggi a dire delle cose, no? Ma non perché non vogliamo far parlare la gente, ma perché se dobbiamo comunicare qualcosa c'è bisogno per forza di una relazione, di un foglio dove certe cose vengano scritte, vengano consegnate e vengano lette da qualcuno. È assolutamente indispensabile questo. Voi mi direte, ma queste cose sono assolutamente scontate. Sì, sono talmente scontate che non le usiamo più. Sono difficili da utilizzare. Leggendo un pochettino i vari lavori consegnati, ripeto, la lettura che ho fatto chiaramente è una lettura con tutti i limiti del caso, compreso il tempo da dedicare a un'analisi approfondita delle cose che si scrivono e si consegnano. A me pare che io vorrei sottolineare un dato interessante che emerge, no? Sì, vorrei proprio evidenziare il fatto che sembra, così sembra ad una prima lettura, che questa assemblea, nel senso i partecipanti di questa assemblea, ovvero noi tutti, noi non abbiamo nessun tipo di problema, noi siamo perfetti. Io ho avuto questa impressione leggendo i fogli, nel senso che no, non ci sono mancanze di affetto, non ci sono insoddisfazioni personali, nella fede funziona tutto benissimo, il Padre Eterno appare a comando, gratificando tutti senza problemi, non si ha bisogno di imparare a dialogare, no, siamo perfetti, non si hanno problemi nella voglia di mettersi in gioco, a conoscere persone diverse, non ci sono problemi. E non c'è invidia, non c'è gelosia, i demoni del consumismo in tutte le sue sfaccettature, del potere, non ci sfiorano neanche un po'. E non mi pare di scorgere dai lavori che, come dire, abbiamo consegnato che siamo venuti qui con una vita abbastanza perfetta, tutto sommato, no? Con ogni gratificazione possibile, siamo talmente pieni interiormente che sono gli altri ad aver bisogno, non noi, sono gli altri. Sono gli altri che hanno problemi affettivi, che vivono crisi di coppia, che non hanno più voglia di mettersi in discussione, che non sanno più parlare con i propri figli, che non sanno vivere la libertà, le scelte dei loro figli. Sono gli altri che non pagano le tasse, che inquinano il mondo con scelte economiche e politiche aberranti. Sono gli altri che fanno scelte sbagliate, che vivono l'inferno, che vivono una lontananza da Gesù Cristo. E oggi c'è un tormentone, è la società che è così, no? E questa cosa mi è sembrato un attimino rileggerla nei lavori che, come dire, sono stati consegnati. E un po' mi pare di ricordare una famosa, come dire, frase evangelica, no? Oddio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte la settimana, pago la decima di quanto possiedo. Forse il vestito da rinnovare è proprio questo, riconoscersi umani, ovvero con dei limiti, non aver paura della propria umanità, dei propri limiti. Se io riconosco di aver bisogno, posso sperimentare la cura che il padre mostra verso tutti i suoi figli. Se non ho bisogno, me ne vado triste dall'incontro con Gesù, con magari anche pieno della mia idea su Dio, del mio pensiero su Dio, e come dire, me ne vado triste perché però solo, non visitato, non guidato, non supportato da nessuno. La solitudine. Se io non ho bisogno, sono solo. Ci sta poco da fare. E forse il fatto di dire siamo perfetti
significa riconoscere implicitamente che siamo soli, ciascuno qui è solo forse. Sì, ci salutiamo, ci omaggiamo con titoli, saluti, però forse siamo soli e forse questo è un problema emergente della nostra Chiesa, della società in generale, voi direte, ma anche della nostra Chiesa. Prima di rivestirsi l'abito nuovo, forse c'è bisogno di spogliarsi, no? Di togliersi il vecchio, c'è bisogno un attimino di essere nudi, forse anche una doccia non sarebbe male. E per dirla con le parole di Papa Francesco, che in una udienza generale di qualche anno fa, se Dio predilige l'umiltà non è per avvilirci, no? L'umiltà è piuttosto condizione necessaria per essere rialzati da Lui, così da sperimentare la misericordia che viene a colmare i nostri vuoti. Se la preghiera del superbo non raggiunge il cuore di Dio, l'umiltà del misero la spalanca. Dio ha una debolezza, la debolezza per gli umili. Davanti a un cuore umile, Dio apre totalmente il suo cuore. È questa umiltà che la Vergine Maria esprime nel cantico del Magnificat, ha guardato l'umiltà della sua serva. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Forse questo passo che frettolosamente facciamo durante ogni celebrazione eucaristica, noi quando iniziamo la messa iniziamo sempre dal cosiddetto atto penitenziale, no? Forse questo passo è un po' troppo frettoloso e rituale, perché nella vita concreta poi a noi piace mostrarci perfetti e non bisognosi di conversione e non bisognosi di soccorso, di aiuto. Riconoscere la propria umanità significa iniziare a lavorare perché all'interno delle nostre comunità sparisca l'alone della perfezione, l'ipocrisia della correttezza formale e il fariseismo della cattedra dalla quale dover insegnare agli altri ciò che non si è in grado di applicare per la propria vita. Spesso la distanza che si crea tra chi è dentro e chi è fuori è data proprio dalla percezione che si ha all'esterno, che le persone che sono dentro la Chiesa insegnano e chiedono cose che nessuno è in grado di vivere. Se dovessimo pensare al mondo adolescenziale, siamo tutti convinti che gli adolescenti che ancora ci ronzano attorno, ieri ne ho visto anche qualcuno qui in queste sale, no? Adolescenti e giovani, questi che ancora ci ronzano attorno, che in qualche modo sono all'interno delle nostre comunità, non siano come quelli di fuori, solo perché fanno parte di un coro o perché tengono il gruppo di catechesi dei bambini. Sia ben chiaro, non ce l'ho con gli adolescenti e i giovani, ci mancherebbe altro. Non voglio dare loro addosso. Sto solo dicendo che il nostro crederli perfetti, il nostro, come dire, essere convinti che siccome sono con noi non hanno alcun tipo di bisogno, alcun tipo di problema, il nostro tenerli anche forse in una campana di vetro, stanno in chiesa, sta a posto così, li svuota di una presenza umana, quella nostra, la nostra reale presenza di persone sulle quali è possibile contare per un cammino di crescita che lasci respirare aria buona, vita piena. E questo non vale solo per gli adolescenti, è ovvio. Perché tante persone, anche per anni impegnate dentro le nostre parrocchie, ad un certo punto mollano la presa. No, ci lamentiamo che ogni anno siamo sempre di meno, ma non solo perché muore gente, perché si fa vecchia, ma forse perché qualche nostro compagno o compagna di catechesi, di qualche nostro collaboratore, a un certo punto prende e se ne va, no? E forse queste persone le abbiamo credute perfette, non bisognose della nostra cura. Forse queste persone non hanno mai osato cercarla, magari. Forse pensavano che i problemi che sempre più emergevano nella propria coscienza andavano rimossi per non subire il biasimo della comunità.
E chi ci assicura che il nostro operare attuale nella Chiesa, di noi che siamo qui presenti oggi, non ci porti a bruciarci all'altare della istituzione perché non curati da nessuno? Questo credo sia fondamentale, questo passaggio. Noi tutti qui presenti possiamo veramente credere di non aver bisogno di cura umana vicendevole, comunitaria? E qui non sto parlando solo della cura del prete che mi confessa, mi assiste, no? E non vorrei che dovesse accadere una strana cosa, che tra malati a un certo punto ci si faccia guerra per fare a gara a chi deve essere curato prima, no? E tra l'altro in questi mesi è successo che c'è stato un tormentone pazzesco, siamo tutti collegati, siamo tutti interconnessi, no? Siamo tutti sulla stessa barca, anche il Papa ce l'ha detto in quella piazza quella sera, siamo tutti, non ci si salva da soli, ecco, questo è stato un pochettino il tormentone che ci ha scosso in questo tempo. Che vuol dire che ci si salva insieme, se nelle nostre idee di programma pastorale 2020-21 non c'è alcuno spazio per la cura vicendevole? Partiremo fra qualche giorno con il solito calendario, la programmazione pastorale ad eventi e iniziative. Sarebbe bello potersi fermare e darsi altre priorità quest'anno. A me capita una cosa, non so se capita anche ai miei confratelli sacerdoti, spesso in alcuni periodi dell'anno, Pasqua, Natale o anche adesso in occasione delle prime comunioni, no? Qualcuno ti ferma per strada e ti dice mo ti da fare sto periodo, no, perché ci abbiamo, non so, le celebrazioni pasquali, cioè, quasi a dire siccome devi celebrare tanto, no, mo c'hai da fare sto periodo, come se il nostro impegno fosse solo e soltanto quello delle celebrazioni. E qui non parlo solo di noi sacerdoti, diaconi, religiosi, religiose, cioè di noi tutti, come se i nostri impegni fossero, come dire, le mere celebrazioni rituali che facciamo all'interno delle nostre comunità. È chiaro che non sto svilendo, non sto dicendo che non dobbiamo più celebrare, sia ben chiaro. C'è anche la telecamera, lo sto dicendo apposta. Però forse non è, come diceva anche ieri il nostro arcivescovo, forse questa non può essere, come dire, la sola ed unica prospettiva, no? Come dire, il nostro unico da fare, le nostre uniche operazioni di credenti impegnati in costruzione di una chiesa. Forse le impressioni che la gente ci restituisce, no, con queste frasi, con queste esternazioni, non sono del tutto errate, se veramente nel periodo del lockdown molti credenti sono andati in frantumi, si sono visti crollare il mondo addosso semplicemente perché non è stato possibile andare a messa, no? Non so se ricordate le polemiche, è la Chiesa, è una parola, non siamo potuti andare a messa, la Chiesa che si è piegata allo Stato, tutta una serie di polemiche allucinanti fatte da coloro che tra l'altro magari hanno criticato il sinodo dell'Amazzonia, quando quei poveretti che fanno la messa una volta l'anno, seppur se gli va bene, hanno fatto delle richieste un po' più, come dire, forse fuori dagli schemi, ma delle richieste importanti per poter celebrare un po' più spesso, perché magari noi abbiamo la frenesia di celebrare nel raggio di 2 chilometri in 18 chiese e magari in zone della terra dove c'è sempre il cattolicesimo, mi pare, ma no, non si può celebrare in 18, non esistono 18 chiese, almeno nel raggio di 2 chilometri intendo, e molto spesso si celebra veramente una volta l'anno e la domenica ci si ritrova con il catechista a condividere la parola di Dio, e quello è nutrimento per loro, è l'unico nutrimento che hanno.
E io credo che questo sia, come dire, dice, ma quella roba lì è lontana, ma non lo so, non so se è lontana questa roba qui. Se diciamo, cercherò di essere un po' più esplicito in questo senso, se decidiamo che stabilire o ristabilire la fraternità sia l'obiettivo sul quale lavorare in quest'anno pastorale, dobbiamo capire come svolgere un lavoro del genere. Come fa? Cosa fare? Occorre seriamente spendere tempo in riunioni pastorali dove ci si formi e ci si lasci formare, spendere tempo ed energie per capire come strutturare un lavoro del genere. E se questa è una priorità, vale da sé che tutto il resto cade in secondo piano. L'attivismo di Marta ci porta a rimproverare Maria che si è scelta la parte migliore. Troppi adolescenti impegnati in attività extra non si dedicheranno mai a lavorare per la fraternità. Io faccio un esempio, e qui esco di nuovo fra le righe, scusatemi, ma con i giovani, no? Si dice spesso, anche da qualche parte ho letto, che i giovani li dobbiamo attirare, tra l'altro per inciso, come se fossero delle mosche, mettiamo un po' di miele e così vengono, stanno lì e poi le schiacciamo, no? Spero che non le dobbiamo schiacciare queste cose, queste mosche, insomma. Spesso diciamo che dobbiamo attirare i giovani, che dobbiamo in un certo senso impegnarli, responsabilizzarli. Dobbiamo dargli delle cose da fare, perché se no non ci stanno con noi, se no non sperimentano. Ma che cosa devono sperimentare? Il potere? Il fatto di fare i capetti da qualche parte o di, no? Perché poi le dinamiche sono queste, tra adulti e giovani e adolescenti. O devono sperimentare una cura, un accompagnamento, una crescita, qualcuno che gli dica qui tu puoi dire quello che ti pare, però qui tu ti confronti, è uno spazio di confronto, anch'io ti dico quello che mi pare, anch'io ti dico che magari non sono d'accordo con te. Ma questo, come dire, non è una cosa che la si può improvvisare così, no? Non può essere lasciata la buona volontà delle persone. Questo ce lo dobbiamo dire all'interno delle nostre comunità, le dobbiamo fermare un attimino le nostre comunità e dirle queste cose. E noi dobbiamo capire anche come fare. Se non abbiamo un minimo di tolleranza fra noi, poi è chiaro che sto parlando al vento, no? Tolleranza, poi questa è una parola che non mi piace tanto, non perché non sia tollerante, sto dicendo di fronte a una telecamera, quindi mi arresteranno dopo questa, in un'altra occasione forse, o a parte vi spiegherò perché, non è il punto di oggi. E quindi questo fatto di, come dire, rimettere al centro il percorso, i cammini di tutti noi è importante, è una priorità. È fondamentale ritrovarsi e cominciare a camminare, a parlare di chi siamo, di quelli che sono i nostri progetti di vita, di quello che non siamo riusciti a realizzare nella vita. Dov'è la vita nelle nostre riunioni? Dove sta? Dov'è la mia storia? In parrocchia io sono conosciuto per che cosa? Per il vestito che mi sono messo addosso? Per l'etichetta che mi porto? E magari la mia storia è fatta a stracci perché qualcuno ha saputo qualcosa. Questo ripeto, non può essere, è questa cosa inderogabile. Non abbiamo più tempo per non pensare e mettere al centro una prassi del genere. Non abbiamo più tempo. Saltiamo qualcosa. Se io sono da curare o sono stato oggetto di cura o inserito in un progetto di cura permanente, è chiaro che non posso essere missionario. Sarò un soldato, sarò uno che con la forza o dall'alto proverà a imporre qualcosa agli altri, ma non è nello spirito della missione questo atteggiamento. È assolutamente pertinente a questo punto citare Papa Francesco a proposito delle tentazioni degli operatori pastorali.
si sviluppa negli operatori pastorali al di là dello stile spirituale o della peculiare linea di pensiero che possono avere, un relativismo ancora più pericoloso di quello dottrinale. Ha a che fare con le scelte più profonde e sincere che determinano una forma di vita. Questo relativismo pratico consiste nell'agire come se Dio non esistesse, decidere come se i poveri non esistessero, sognare come gli altri non esistessero, come se gli altri non esistessero, lavorare come se quanti non hanno ricevuto l'annuncio non esistessero. È degno di nota il fatto che persino chi apparentemente dispone di solide convinzioni dottrinali e spirituali spesso cade in uno stile di vita che porta ad attaccarsi a sicurezze economiche o a spazi di potere e di gloria umana che ci si procura in qualsiasi modo invece di dare la vita per gli altri nella missione. Non lasciamoci rubare l'entusiasmo missionario. È chiaro che se l'entusiasmo missionario significa fare le scarpe agli altri o semplicemente, come dire, fare a meno degli altri, gli altri non esistono, decido io, punto e basta, io sono al centro, punto e basta, è normale che l'entusiasmo a un certo punto nelle nostre comunità decade completamente. E qui forse siamo chiamati a pensare come curare gli altri, come accostarci alle persone, con quale atteggiamento, con quale attenzione. Ci sarebbe in effetti molto da dire rispetto a questo punto. Qui le comunità devono interrogarsi, comprendendo sempre più che evangelizzare non significa riempire contenitori, strutture o avere tanta gente che ci ascolta. Siamo tentati spesso a delegare l'evangelizzazione ad alcuni sedicenti esperti che intrattengono le folle, la TV, il web, pensando seriamente che quelle parole da se stesse possano essere sufficienti ad annunciare il Vangelo. E la carne dov'è? Dov'è la persona che ti accoglie, ti ascolta, ti rimprovera, ti esorta, ti vuole bene e spende il tuo tempo per te? Non è forse questo il compito di un'intera comunità? Se per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio, c'è coscienza di questo nel villaggio? E come si fa a recuperare questa coscienza? Il villaggio ogni tanto andrebbe anche un po' scosso. Nel villaggio non si parla più e le cose vanno avanti fino a sgretolarsi. Come sarebbe interessante sviluppare spazi di ascolto, ma quanto costa saper parlare? Non nel senso di saper mettere in fila tre parole, ma nel senso di avere voglia di trasmettere verità del nostro cuore agli altri. Parlare per cercarsi e aprirsi nella verità. Se non ci crediamo noi a queste cose, faccio fatica a vedere la nostra utilità come Chiesa nel mondo e di certo non possiamo lamentarci se il nucleo di rapporti attorno a noi si sgretola sempre di più. Quando le persone attorno a noi vanno via o si allontanano, non è detto che si abbia torto. Certo è che la ragione si allontana quando non ci si pone nessuna domanda. E questo è un altro ambito di lavoro rispetto al quale converrebbe dare priorità e trovare spunti di lavoro all'interno delle nostre comunità. Forse converrebbe imparare a lavorare insieme. I lavori di gruppo sono fastidiosi, ma sono l'inizio per un cambiamento. Senza esercizio, senza sforzo, non c'è nessun cambiamento. Il cambiamento non è dato da noi nuovi incaricati che ora qui stiamo parlando, ma dalla capacità che avremo nel mantenere questo orientamento di dialogo e confronto costante. E lo statuto, come ci spiegherà Alessio dopo, mira a questo. Perché metterlo su carta, una roba del genere, è importante. E va fatto, eh. Non sono formalità, non è vacuità, ma è sostanza. Perché se ti prendi un impegno in qualcosa, poi devi rispondere non solo a delle persone, ma a Dio e a te stesso di queste cose per le quali ti prendi un impegno. E metterlo su carta pesa. Non è che tutto si metta su carta, eh?
Anzi, spesso quando qualcuno non vuole mettere qualcosa su carta, la scusa che avanza è proprio quella di dire ma che sono queste formalità? È chiaro. Pensate a Giona. Anzi no, prima di Giona ho saltato una frasetta. Il cambiamento, dicevo, non è dato da noi, nuovi incaricati, no? Ma dalla capacità che avremo nel mantenere questo orientamento di dialogo, di confronto costante. E tutti i grandi personaggi biblici con Dio ci hanno litigato, hanno imparato questo atteggiamento di dialogo anzitutto nel rapporto con Dio. Certo che chi non litiga con Dio non litiga poi neanche, litigare nel senso, anche qui non vorrei chiarire, nel senso fruttuoso del termine, confrontarsi. E se non si litiga con Dio non si litiga neanche con gli altri. Se pace con Dio significa che con Lui non ho mai nessun confronto da fare, o come dire, non ho proprio nessun rapporto, avere un rapporto con qualcuno ti porta inevitabilmente prima o poi a scontrarti anche, è impossibile, chiedetelo agli sposi, chiedetelo a tutti coloro che vivono un rapporto, un legame, e anche nella spiritualità credo che questo filone sia importante da rimarcare, essenziale. Pensate a Giona, al fatto che per capire le esigenze di Dio gli è stato molto pesante, non è stato intuitivo per Giona confrontarsi con Dio. Pensate a Mosè che scappa dal suo impegno originario rifugiandosi lontano dal cuore della sua missione e argomentando in tutti i modi la sua avversione al progetto di Dio quando Dio stesso lo chiama dal roveto. Pensate a Pietro che prende in disparte il maestro per convincerlo a mantenere lo statu quo delle cose. In fondo è dalla discussione che nasce un rapporto e spesso sono le ferite vicendevoli che ci fanno deporre maschere e scudi e che ci aprono rapporti sinceri. Possa nascere da questo primo embrionale tentativo di dialogo una lunga serie di occasioni di confronto e crescita. Possa nascere nella nostra Chiesa la coscienza che queste prospettive di lavoro siano poste a fondamento degli otri nuovi che sapranno reggere solo così la fragranza del vino nuovo. Don Angelo mi chiedeva se aveva sforato la mezz'ora, considerando i tempi ci siamo stati nella mezz'ora. Poi concludere col vino nuovo è sempre un buon auspicio, quindi va bene in questa maniera. Lascio subito la parola a Alessio Primante, il nostro cancelliere, che ci presenta lo strumento pastorale dello Statuto della Curia Diocesana, che non è soltanto uno statuto, che non riguarda solo la Curia, però ve lo spiega lui perché ha le capacità per saper entrare, per farci entrare in profondità in qualcosa che per certi versi è unico e per certi versi è indispensabile. Grazie. Allora, salve a tutti. Questo per la presentazione, diciamo, ufficiale è lo statuto della Curia Arcivescovile di Lanciano. Troverete all'interno, per chi l'ha ricevuto, credo che i presbiteri l'abbiano ricevuto tutti il 30 maggio, per gli altri sicuramente lo troverete appena possibile sul sito diocesano e troverete il decreto di approvazione, che è questo, non sarà così scritto ma comunque è questo. Poi abbiamo le indicazioni generali allo statuto, che di solito sono, è la parte più interessante perché spiega perché siamo arrivati a questo, e poi lo statuto. Ora io non leggerò nulla di questo. Ve lo leggete a casa. Quello che mi sentono anche lì, quindi benissimo, è registrato, va bene. Don Angelo ha parlato di scuotere il villaggio. Ecco, io sono chiamato a scuotere il villaggio. Come lo scuoto? Allora, io non sono abituato mai a scrivere nulla. Tanti lo sanno, oggi ho dovuto scrivere perché sennò non sto nei tempi. È una cura un po' logorroica questa, non so se avete notato, ma comunque cercheremo di stare nei tempi. Ho voluto scrivere ieri sera perché sinceramente io non sapevo come presentare sto statuto.
perché comunque è uno strumento nuovo. Quindi, ma che gli dicomo alla gente? Allora mi sono detto, cominciamo da perché lo abbiamo scritto. Nel decreto di approvazione, siccome il decreto di solito si scrive per non essere letto, voi lo sapete, i decreti sanitari che abbiamo emanato in questi mesi praticamente... Mi hanno visto? Allora, rilevata la necessità di redigere uno statuto della Curia diocesana che permetta di dare maggiore concretezza alla normativa universale e particolare in relazione al servizio di tale importante istituzione, mi fermo qui, praticamente c'è scritto tutto. Io mi fermo a una parola sola, perché se no non ho tempo. Rilevata la necessità. Ma quale necessità? Io da giurista canonista quale sono, ci sono poi giuristi che ovviamente in diritto civile sono molto più bravi, io parto dalla ratio, dalla ragione che ci ha spinti a scrivere, a redigere lo statuto. E ho voluto mettere nero su bianco 10 necessità che hanno spinto noi e il Vescovo a redigere lo statuto della diocesi. Attenzione, a redigere, perché l'approvazione piena ci sarà tra 3 anni, perché questo è uno strumento modificabile, emendabile. Mi dovete dire nella Chiesa qual è lo strumento emendabile. Non c'è, perché il codice di diritto canonico è modificabile dal Santo Padre. Invece questa volta è una Chiesa in cammino che modifica il testo. Qualcuno potrebbe dirmi, ma tanto ve lo siete cantato e ve lo siete suonato. Ma difatti lo statuto, se voi ci fate caso, è uno strumento dell'autorità. Ma attenzione, è uno strumento dell'autorità che prevede un'autolimitazione. Un'autolimitazione dei poteri. Perché il Vescovo si fida dei suoi fedeli, che lo aiutano ad emendare il testo. C'è chi, ad esempio, ci ha già fatto vedere che ci sono degli errori e abbiamo modificato. Certo, non nel testo ufficiale, perché questo poi tra 3 anni intanto inseriremo le modifiche. C'è, ad esempio, io mi riferisco, questo è un errore purtroppo nostro personale, all'errore della fondazione Iosef, che non è una fondazione ma l'abbiamo scritta come tale, ma è un'associazione. Quindi questo ci tenevo a dirlo. Le necessità, prima necessità. Necessità di darsi un metodo. Il metodo che cos'è? Il metodos in greco significa in cerca di una strada. Ma di solito la ricerca di una strada non è una strada indefinita. Noi l'abbiamo voluta scrivere. E sono 2 metodi. Metodo sinodale e metodo ecologico integrale, che non sto qui a spiegarvi perché ne avete parlato in questi anni. Quindi, diciamo, è un continuum degli anni passati. Una cosa che mi fa che è interessante è che noi il metodo lo definiamo in italiano con il termine maschile. Metodus in latino è femminile. Se ci fate caso, è la sensibilità. E questo mi piacerebbe metterlo in mostra. Perché? Perché Methodus ha una sensibilità che magari finora non abbiamo visto. Perché metodo sembra essere una strutturazione ferma, rigida. No. Methodus, metodo, in itinere, prende le forme dell'abito. Né più né meno. Il metodo sinodale ed ecologico integrale. Ecologico integrale, purtroppo la traduzione, questo lo dico spesso, la traduzione greca dei 70 ci ha destato un po' di problemi. L'oikos, la casa. Io non sono molto del parere di chiamarla casa comune. Io sono del parere di riprendere il termine ebraico, bet, dimora. Che non è casa, casa sembra esterna all'uomo, quindi l'uomo che amministra la casa,
l'ambiente che può essere amministrato e gestito dall'uomo. No, è dimora, perché noi siamo dimora. Noi siamo ambiente. Questo fa comprendere qualcosa di diverso. Sinodale, confronto e formazione di volontà decisionale. Noi utilizziamo nella curia terminologie un po' così, organismo, organo. Ci sono anche differenze tra organismo e organo. Organismo è, scusate se vado un po' nel tecnico, però ci sta. Gli organismi non decidono, gli organismi formano la coscienza e la volontà decisionale. Un organismo, se mi fate un esempio, il Consiglio Pastorale Diocesano. L'organo invece, che può essere pluripersonale o unipersonale, è chi decide. E la decisione viene dagli organi. Un organo unipersonale, il vescovo, un organo pluripersonale, il collegio dei consultori. Noi di solito diamo collegio dei consultori, consiglio presbiterale, consiglio pastorale, mettiamo tutto insieme e vai, e che Dio ce la mandi buona. Sono diversi stili e diverse competenze. Quindi ricerca di un metodo preciso. Queste sono le cosiddette, a mio parere, formazione, necessità di metodo. Metodo e formazione. Ma la formazione del clero e dei laici. Ho messo per primi il clero, perché forse questo il clero se l'è dimenticato, di essere in formazione. Non mi si può venire in curia quando si lavora a dire: guarda fratello, che io il codice di diritto canonico lo conosco a memoria. Bravo. Il problema è che il diritto canonico non è fatto solo di codice. Se ti fossi formato, forse avremmo un confronto diretto, sincero e vero. Ma siccome la formazione è un lusso, la formazione è diventata un lusso per i presbiteri. Fatevelo dire da un laico che per qualche anno è stato messo da parte dai suoi amici presbiteri. E qui mi fermo. Altra necessità, necessità formale. Chiarezza nelle competenze. Quali competenze? Competenze di ufficio. L'ufficio, il codice di diritto canonico, lo definisce, questa sarà una, perché l'ufficio di solito si pensa sempre che sia uno strumento fuori dalla spiritualità. Il codice di diritto canonico, canone 145, prevede che l'ufficio ecclesiastico è quod libet munus, è qualsiasi incarico conferito dall'autorità per diritto divino ed ecclesiastico per un fine spirituale. Raga, ma chi è che si aspettava che l'ufficio è stato costituito stabilmente per un fine spirituale? Ah, una cosa interessante, scusate ma vado un po' a ruota libera, perché tanto il codice di diritto canonico lo conoscete tutti, quindi stabiliter constitutum, cioè un incarico stabilmente costituito. Fino all'altro giorno c'era chi mi diceva che era uno stabiliter collatum, cioè un ufficio, un incarico stabilmente conferito stabilmente, costituito stabilmente, sono due cose completamente differenti. I presbiteri non vengono ad accampare diritti quando sono i primi a non riconoscere i diritti dei fedeli nelle loro comunità. Chiaro? Questo è fondamentale. Non si venga in curia a dire: ma io ho il diritto, io sono parroco. Bravo, hai riconosciuto i diritti dei tuoi fedeli? Prima riconosci quei diritti e poi vieni a parlare. E poi ci confrontiamo. Queste necessità le ho viste, scusate se sono così infervorato, perché purtroppo la sofferenza che c'è dietro queste parole non è indifferente. Quindi chiarezza nelle competenze,
negli uffici, competenza. La competenza degli uffici, un ufficio particolare, gli insegnanti di religione, è un ufficio per il fine spirituale. Anche in questo ci sarà una riforma, perché anche gli insegnanti di religione rivestono un ministero, rivestono un ufficio. Se non siete uomini e donne di dialogo, se noi insegnanti di religione non siamo uomini e donne di dialogo, non ci è mala scuola, per piacere. Perché se non siamo uomini e donne di dialogo, noi andremo a scuola a non essere più ministri, ma saremo solamente portatori del nostro metodo. Puoi essere pure bravo, puoi essere anche un pedagogo più perfetto di questo mondo, ma se non ti confronti, se non lavori insieme, ci sta poco da fa, non puoi ricoprire il ministero di insegnamento della religione cattolica. Uno dirà, ma queste sono chiacchiere. Certo, sono chiacchiere, però il bello è che le metteremo scritte queste chiacchiere, perché ormai siete abituati, qualsiasi cosa noi la mettiamo per iscritto, così non ci sono più alibi. Il decreto di idoneità, e mica verrà dato a tutti gli insegnanti di religione il decreto di idoneità. Il decreto di idoneità è un riconoscimento della possibilità di insegnamento e della competenza di insegnamento, sia a livello, e questo non lo dico io, lo dice il codice, ragazzi, quindi non sto dicendo nulla di mio, competenze sia di titolo che competenze pedagogiche o che competenze psicologiche. Lo ripeto di nuovo, competenze psicologiche. Qui mi fermo, se no vado avanti a rotta di collo. Ah, poi ovviamente sarebbe interessante pensare ad un esame di abilitazione finalmente per gli insegnanti di religione. Perché? Perché come gli altri insegnanti fanno la gavetta, come gli altri insegnanti pensano che gli insegnanti di religione fino a mo' sono stati scelti, io lo dico, per provvidenza divina. Ah no, ma mi stanno ascoltando, non per provvidenza divina. Lo fanno perché erano amici di amici. E sto solo all'inizio. Necessità ancora formale di strutturare la vita di curia. Faccio notare che la strutturazione sarà su più settori. Ci sarà il settore, vi dico subito, ci sarà il settore centrale, che è quello della cancelleria, della segreteria, il settore per il ministero e la vita consacrata, sotto la responsabilità del vicario generale, il settore per l'annuncio della parola e per la liturgia, e il settore per la formazione e l'educazione del popolo di Dio, sotto la responsabilità del vicario episcopale per la pastorale, il settore per le attività economiche, sotto la responsabilità del vicario episcopale per l'amministrazione, e il settore per l'animazione per la carità, e questo ancora di nuovo responsabilità del vicario episcopale per la pastorale. Un'altra necessità formale, quindi siamo passati dalla necessità di metodo, le prime due, necessità formali, chiarezza anche terminologica, strutturare la vita di curia e mettere per iscritto l'impegno. Non ritorno sul mettere per iscritto l'impegno, perché lo ha già detto Angelo molto bene, cioè l'impegno ormai non c'è alcun alibi, perché lo abbiamo messo per iscritto, e per noi, guardate, che è una grande responsabilità. Perché? Perché quando si mette per iscritto, poi quelle la fa, se no non sei più credibile. E se non sei più credibile, a questo punto forse lo statuto ti servirà per rimetterti in moto, per rivedere le necessità che ti hanno spinto a scriverlo. Ecco perché lo lasciamo scritto. Poi ci sono metodi di necessità funzionale. Rendere la Chiesa locale consapevole di essere capace di ricevere le norme. C'è un canone bellissimo che dice che i decreti generali sono validi quando la comunità è capace di recepirli.
Quindi, ma non so se alcuni siano stati validi, comunque la capacità è molto generica, la capacità, cioè può essere pure che uno dice, beh io non l'ho capito, che ci sta, però chi lo capisce e fa finta che non sia stato scritto nulla, vale lo stesso il decreto, è solo per dirvi questo. Poi abbiamo la rappresentatività dei talenti. Ora, quando abbiamo fatto la stesura dello statuto, mi hanno riguardato male. Io tengo sempre ad essere molto legato alla terminologia, ma l'avete capito. La rappresentatività dei talenti, anche nella curia. Non è detto che uno debba essere messo da parte perché mi stai antipatico. Ma se noi riconosciamo un talento, se il vescovo riconosce un talento, perché non metterlo all'interno di un ruolo così di decisione? Rappresentatività dei talenti, finora è stata solo concessione. Abbiamo concesso la partecipazione, abbiamo concesso che qualcuno andasse ad avere un ufficio. Quindi se fa più per concessione, ve lo dico subito. La concessione era dello Statuto Albertino. Tutti contenti? Sono stato io a concedere, ma siete matti? Non è concessione, è riconoscimento di un diritto. Chi vuole dire qualcosa di contrario? Il codice è chiaro, quindi. Altra necessità funzionale è la funzionalità medesima. Cioè abbiamo strutturato per rendere la curia, che è un insieme di organismi e di persone volto all'aiuto in regime in episcopi, cioè il vescovo nell'aiuto del governo ha la curia. L'abbiamo strutturata perché fosse funzionale. Perché? Perché chi viene in curia non è che deve andare a suonare i campanelli di tutti, ma sa già dove andare. Perché prima, non in questa diocesi ovviamente, si poteva magari pensare, o posso pensarla io, che magari se c'è stava un problema con un parroco, ma che fa il parroco? Ma che esiste il parroco? Lo bypassiamo. C'è sta una cresima da fa. Vieni subito, fammo la cresima. Magari il parroco, ma il parroco se non lo avvisiamo fa niente. E invece no. E invece si deve ripartire dal confronto. Io purtroppo sono umano, purtroppo, meno male, mi piace tanto l'umanità. Meno male che sono umano, meno male che se c'è un problema si chiama il parroco e si dice caro don tal dei tali, ma è vera sta cosa? E ci confrontiamo. Perché è un cane che si morde la coda, perché quando poi tu concedi qualcosa, e poi la devi concedere pure agli altri. Speriamo di essere credibili in questo. E termino. Ok, termino. Gli ultimi due, e questi sono quelli che mi piacciono di più. La necessità che la Chiesa particolare, dall'alto, anzi, a me piace dal basso perché l'autorità parte sempre dal basso, mai dall'alto, però per intenderci, la Chiesa particolare che dall'alto intenda muovere passi credibili e definiti, dove la gente possa dire lo pesce non buzza dalla coccia. Credo di essere stato chiaro con questa affermazione. E l'ultima, la necessità di credibilità ad intra. Cioè, ragazzi, abbiamo perso la credibilità all'interno della nostra Chiesa. C'è gente che non crede più. E uno mi dirà, ma queste sono cose piccole. È vero, ma chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto, diceva qualcuno. E il problema è che molto spesso noto che questa roba qui viene presa sempre un po' sotto gamba, perché abbiamo sta tiritera, si è sempre fatto così.
E io rispondo, di solito che si dice? Addo sta scritto? Ecco qua. Si è sempre fatto così. Ce lo potrete venire a dire? Perché prima si è sempre fatto così, era un indefinito modo di essere credibile tra i nostri fedeli. È ora di riprenderci la credibilità con chi ha perso fiducia nell'istituzione. E chiudo con una mia considerazione. Qualche giorno fa sono stato al ristorante, scusate se faccio a quest'ora un parallelo culinario, sono stato al ristorante a mangiare e per dolce ho preso un tiramisù scomposto. Mo se usa la cheesecake scomposta, il tiramisù scomposto, l'avete fatto praticamente. E il problema però, attenzione, io ho sempre immaginato che i cuochi non abbiano più voglia di cucinare, perché se te lo fanno scomposto significa te, fatteli tu, te li migni tu, vedi tu. Mi ha fatto riflettere per un motivo, voi dite, Madonna, dal tiramisù scomposto parli dello statuto della curia. E perché? Perché noi abbiamo dovuto fare nello statuto, ecco il nostro metodo, abbiamo dovuto destrutturare per ristrutturare. Abbiamo dovuto destrutturare, cioè pensare autonomamente a ciascun ufficio, settore, competenze, definibilità di competenze, come io mangio il pavesino. C'è chi, ad esempio Alessia di Mozzagrogna, che mi diceva che usa l'oro saiva, che usa l'oro saiva, che usa il pavesino, poi qui si aprirebbe altro che statuto. Te mangi il pavesino, te mangi... Sì. Ti prendi il caffè, ti prendi quell'altro, e questi sono gli uffici. Ognuno ha un sapore diverso e abbiamo cominciato a risentire il sapore di una competenza di ufficio. Solo che poi però il sapore si deve amalgamare. Tu magari cominci a intingere il biscotto nel caffè e senti il biscotto col caffè. Cominci con lo zabaione, se fa con lo zabaione il tiramisù, no, mascarpone, metti il mascarpone, poi ci metti, qualcuno ci mette la cannella, credo, sopra, no? Non si usa la... Signora, che si mette? Cacao, è il cacao. Oh. che tiramisù ho mangiato? mi è piaciuto talmente tanto che non mi ricordo che ci stava dentro. E quindi era scomposto. Abbiamo cominciato a sentire, e dobbiamo sentire questo, dobbiamo risentire la bellezza dell'ufficio che comincia a lavorare con le sue commissioni, comincia a lavorare con le sue consulte, ma mai da soli. E allora lì sì che poi, da scomposto che era il tiramisù, tiriamo fuori il tiramisù intero, lo statuto. E quando se va a magnà, buono assai. Quando 7 anni fa ho preso la decisione di lasciare il seminario, io avevo una sola paura. Scusate, ma avevo una sola paura, quella di rimanere solo. Perché questa era la mia vita. Poi ho incontrato questo. Perché sono stato accolto così com'ero. E lì ho capito che dobbiamo ripartire da qua. Dobbiamo ripartire da questo, da quello che siamo. Dal fatto di confrontarci, di guardarci negli occhi, di dire quello che si pensa e di non nascondere nulla, perché solo così si crea fraternità. Qualcuno mi dirà, ma come si fa a nuotare nuotando?
Come si fa a fare fraternità? Facendo fraternità. Grazie, scusate. Mi tolgo la mascherina perché già non si capisce quando parlo così, guardate con la mascherina, insomma, quindi. Fortuna che ci pensa Alessio in questo senso, come dire, a ridare anche un tono diverso alla mattinata. Capite anche perché dicevo che lo statuto è nuovo e allo stesso tempo indispensabile. Peccato non averlo avuto prima. Per fortuna che adesso lo abbiamo e insieme a questo abbiamo forse il desiderio condiviso di fare dimora insieme, per riprendere la traduzione più corretta del fare casa insieme di cui Alessio ci ha dato un accenno. La dimora è più di una semplice casa. La dimora è fatta prima di tutto di relazioni all'interno e naturalmente si capisce perché nella mentalità ebraica c'è questa idea, non tanto quella di un edificio in qualche modo che resta lì e che si può cambiare se non ci piace o che serve a volte semplicemente ad esibire. Quante, non so se esiste ancora quella rivista, io ormai leggo solo altre cose, ville giardini, case giardini, insomma, quindi si sono mostrate cose più belle di questo mondo, di una freddezza unica tante volte, forse veramente quelle case se esistono non sono mai abitabili, non abitate, abitabili, molto più bella una dimora, insomma, che era quello che facevano gli ebrei nel deserto, insomma, erano nomadi, seminomadi, avevano una tenda, e tutto quello che era casa, cioè che era dimora, che era il luogo di vita, andava con loro, camminava con loro, compresi gli animali. Un popolo in esodo, insomma, se ha questo iscritto nel suo DNA non può fare diversamente. Piccola parentesi, gli ebrei non sono un popolo di navigatori, il mare è per antonomasia, dalla Genesi, è il luogo del caos e della morte, e lì non si può fare dimora. I profeti hanno, come dire, i profeti come Giona che sono avventurati in acqua hanno fatto una brutta fine, hanno fatto, anche se poi ne sono usciti rinnovati. Fare dimora insieme, questo è il progetto che c'è nella nostra chiesa locale, questo è il progetto che ci viene suggerito come anno pastorale, anno speciale, da Papa Francesco, il Papa più odiato della storia dei cattolici, in questo anno che abbiamo già iniziato. È una coincidenza singolare, ci ho riflettuto anche lavorando sui documenti, perché il mio lavoro fondamentalmente, prima come adesso, non è che oggi sono arrivato, mi conoscete, e ieri insomma ero sconosciuto, ho sempre fatto questo lavoro di tessitura sui testi, di preparare schemi, di preparare il lavoro, soprattutto per gli altri, per aiutarli. L'ho fatto in passato, lo faccio anche adesso, lo faccio. I ruoli sono intercambiabili, insomma, conta poi il risultato che possiamo condividere. Dicevo, in questo anno avevo notato come già una prima novità, il giorno in cui noi stavamo celebrando la messa crismale, in cui abbiamo presentato lo statuto, che è stato proprio in quel momento, con una solennità non casuale, offerto a tutta la vita della nostra diocesi, a tutte le persone che vivono in questa chiesa locale, in quel giorno era pronto questo documento che Papa Francesco ci ha offerto per mezzo del Dicastero dello Sviluppo Umano Integrale, insieme a tutti gli altri, diciamo, chiamiamoli così, uffici vaticani, che hanno il compito di dover orientare a grandi linee la pastorale di tutta quanta la Chiesa nel mondo. E questo documento, In cammino per la cura della casa comune, appunto nasce lo stesso giorno. Ci viene da qualcun altro, ma abbiamo la certezza che ci viene da qualcuno che ci vuole bene. Perché avere una cura in questa particolare pastorale di questo livello ci permette di fare in modo che il nostro percorso non vada come una scheggia impazzita. È singolare notare come spesso le singole diocesi, anche quelle confinanti, ogni riferimento alla diocesi a fianco è puramente voluto, a volte sembrano due mondi incomunicabili. Eppure per noi basta spostarci con l'auto e siamo arrivati, abbiamo attraversato in un secondo confini che risalgono a secoli passati, che a volte però resistono ancora nella nostra testa, anche in maniera più banale. Esistono, figuriamoci, tra quartieri di una città, tra parrocchie, addirittura fra chiese, fra un piano e l'altro, figuriamoci un po'. E questa attenzione più ampia è quella che ci permette per certi versi in questo anno, iniziato dal 24 maggio scorso e si concluderà il 24 maggio prossimo, di dare un tono diverso a tutto il nostro cammino pastorale.
Penso che sia anche provvidenziale il fatto di aver voluto lasciare questa indicazione a livello ufficiale, intanto perché non si fa un anno e basta. Spesso una cattiva abitudine che abbiamo, tra virgolette, forse come Chiesa contagiato anche al mondo civile, è quella di fare le giornate. Facciamo la giornata per quella, la giornata per quell'altro, insomma, dice, dalle più venerabili e gloriose come la giornata per la donna alle più, banali, insomma, dice, c'è la giornata dedicata, qualche giorno fa era la giornata dedicata al cane, quindi, dice, è venuto a fare la giornata per il cane. Per fortuna il cane non lo sa, quindi ci vuole bene tutti i giorni, quindi almeno su questo aspetto, stanno più avanti di noi. E, dicevo, abbiamo il vizio delle giornate e anche il vizio delle giornate nella Chiesa, cioè, adesso facciamo la giornata per il creato. Quella nuova, forse magari l'abbiamo approcciata un pochettino meglio, facciamo la giornata del povero, la più fresca, quella più ultima arrivata da parte di Papa Francesco, subito dopo è arrivata la giornata della parola, non ci rendiamo conto che quelle ci dicono di un nostro deficit di fondo, ossia la difficoltà che abbiamo nel saper vivere nel quotidiano, la cura per il creato, la casa comune, la cura, l'opzione preferenziale dei poveri, che non è una novità latinoamericana, appartiene alla Gaudium et Spes, appartiene al patto delle catacombe che alcuni vescovi hanno voluto poi proseguire perché non si poteva fermare lì il concilio, e non si è fermato per fortuna. Che ancora di più, la centralità della parola di Dio non è un vizio di qualcuno, è il cuore stesso della nostra esperienza cristiana. Tant'è vero che possiamo celebrare tutti la parola di Dio anche quando non possiamo trovarci a messa insieme. Ne abbiamo fatto esperienza concreta. Da oggi in poi non ci sono più scuse. Non ci sono più scuse intanto per celebrare l'Eucaristia insieme. Abbiamo capito che è qualcosa di talmente importante che non possiamo, viverlo per abitudine o peggio, per altri motivi. Ma abbiamo capito che celebriamo la parola tutti i giorni con quelle chiese domestiche che sono il luogo della nostra dimora, in cui Dio dimora con noi. E noi stessi siamo una parola fatta carne in questo senso. E di conseguenza abbiamo la fortuna e anche l'onere di dover dare un seguito a questo che abbiamo iniziato. Dicevo, questa attenzione che ci viene offerta in quest'anno non si esaurisce in quest'anno. Papa Francesco descrive, nel documento che accompagna questa lettera, in cammino per la cura della casa comune, un progetto di 7 anni. Un numero forse dalle tante risonanze bibliche, ma che vuole darci uno sguardo più ampio. Invitando tutti, singole persone, famiglie, gruppi, comunità religiose, diocesi, parrocchie, a diventare comunità Laudato Si. Non si tratta di mettere di nuovo un'etichetta, come l'ecologia integrale, non è una novità, è l'altro modo con cui possiamo dire bene comune, che sta al cuore della Trinità della Chiesa, è l'altro modo con cui possiamo parlare di evangelizzazione. Cioè sono termini che ci arricchiscono e che non devono in qualche modo cambiare con le nomine. Abbiamo 7 anni di tempo per poter sviluppare, ciascuno nel suo luogo di vita, quell'atteggiamento di conversione personale, pastorale, ecologica, che ci porta a essere, da credenti, come comunità, capaci di poter dire quelle parole, Laudato Si, Signore, e di farlo con dei gesti e delle scelte concrete. Un anno come questo non serve per celebrare una giornata, per fare un anno come abbiamo fatto l'anno della misericordia, l'anno di San Paolo, l'anno sacerdotale, eccetera, eccetera, eccetera. Chi è più anche anziano di me si ricorda tanti di quegli anni, santi o meno santi, che possiamo fare davvero possiamo misurarci davvero il tempo, come si faceva una volta per le Olimpiadi, ai tempi dei Greci. Ma si tratta qui invece di iniziare un anno che è sempre, iniziare un tempo nuovo, appunto, un momento che possa cambiare il nostro stile di vita. Perché è lì che si tratta di rinculturare il cristianesimo nell'Occidente. Don Angelo l'ha appena accennato questa cosa parlando della querida Amazzonia e che, parlava di alcune novità che a noi sembravano che ce ne frega a noi, noi stiamo in Occidente. In Brasile, sta lontano. Abbiamo una comunità di sorelle brasiliane, non sta lontano, sono in mezzo a noi, grazie a Dio. Eccetera, eccetera, eccetera. Ebbene, in quel testo, nella querida Amazzonia, si dava un'attenzione particolare a questo riannunciare il Vangelo, di dargli una veste che è nuova e quindi aggiunge novità a quello che finora è il Vangelo ricevuto, ma che ridarre il Vangelo in questo tempo in una cultura diversa. Dobbiamo fare lo stesso nel nostro Occidente, nella nostra Italia, a Lanciano e Ortona, con tutti i paesini di mezzo. Dobbiamo farlo perché l'inculturazione del Vangelo che è stata fatta, anche se vogliamo 30 anni fa, non basta. Il progetto del Vangelo c'è davanti e la veste del Vangelo che ci viene chiesta deve essere ricucita e deve essere una veste nuova, non rattoppata.
ci ricorda il brano evangelico di ieri, insomma, toppe sui vestiti, insomma, oggi vanno di moda i vestiti direttamente strappati, ma quella è un'altra storia, va bene. Ma toppe sui vestiti non li mettiamo. Dobbiamo rinnovare la veste. Dobbiamo sperimentare il vino nuovo, non perché il vino vecchio non è utile, ma può essere utile per l'insalata, va bene, sta a posto. Non buttiamo neanche quello, non buttiamo. E anche l'insalata è sana, però abbiamo bisogno del vino nuovo, che è buono, ce lo dice Gesù. È il vino della Pasqua. Abbiamo bisogno, come ci ricorda il Vangelo di oggi, di ritornare alla centralità della persona umana, uomo e donna. Di trovare il senso della fraternità e di trovarla come fraternità, aggiungo, fraternità e sororità, perché c'è un modo di essere fratelli, un modo di essere sorelle, essere uomini e donne non è casuale, è una ricchezza ineguagliabile e come Chiesa dobbiamo farci esame di coscienza su questo aspetto. Spesso, come dire, l'autorità, essendo prevalentemente maschile, tende a utilizzare le donne come complemento. Facciamo fatica a immaginare anche una donna che dirige un ufficio. E Papa Francesco anche su questo sta facendo un po' di scossoni utili e salutari. E dicevo, si tratta di declinare la fraternità e la sororità come la vera e propria dimensione dell'evangelizzazione oggi, del messaggio del Vangelo oggi. Per questo serve avere un tempo, un anno dedicato alla Laudato Si in maniera particolare, avere un progetto, questi prossimi anni che permetteranno alle singole comunità di ritrovare nel progetto delineato dalla Laudato Si un nuovo modo di essere Chiesa e di esserlo abitando, dimorando in questa casa comune che è l'umanità e che è la creazione, di cui siamo parte, di cui siamo custodi e responsabili, di esserlo anche in una conversione pastorale autentica. Parlare di ecologia integrale non significa parlare di un argomento alla moda, spesso l'ho visto citato anche in qualche illustre opinionista, insomma, anche cattolico, insomma, che però forse perché preferisce scegliere altre voci e altri riferimenti derubrica questa encyclica del Papa a qualcosa di altamente secondario. Si tratta invece di entrare in un argomento tipicamente spirituale. Non a caso una delle note di questo documento che vi sto cercando di illustrare a un certo punto ricorda che il motto tutto è connesso, tutto è collegato, che è citato almeno un paio di volte in questa forma nella Laudato Si, risale a un'esperienza che è collegata in tutta la tradizione cristiana, Antico e Nuovo Testamento, e in tutta la tradizione dei più grandi santi e sante che sono i dottori concreti della Chiesa, coloro che ci hanno insegnato la fede con la parola, con la predicazione, ma anche con la vita. Si tratta di leggerla come un luogo teologico, ossia la nostra esperienza di fede è esperienza di ecologia integrale, di ecologia umana, di un tutt'uno che lega la persona umana ai suoi fratelli e sorelle, alla creazione tutta, al passato, al presente, al futuro di tutto l'universo, non solo di questo nostro pianeta, a Dio. Una visione che per certi versi ci spaventa, ma che in realtà è quello che potremmo trovare sfogliando le pagine dei più grandi mistici dell'Occidente e dell'Oriente. Pensiamo a una santa Hildegarda di Bingen che aveva nelle sue visioni, aveva questa esperienza di vedere una realtà dell'universo, di Dio e anche della sua vita che la sconvolgeva. E stiamo parlando del 1200, insomma, quindi parliamo dell'altro ieri. Questa esperienza di ecologia integrale, questa nuova visione del mondo, quindi non è nuova perché è una moda da seguire, non perché a questo punto ci deve portare nelle piazze a dover in qualche modo manifestare, cosa che sarebbe utile da ritrovare per certi versi da parte dei cristiani, ma perché ci porta a cambiare i luoghi della nostra vita. E il documento che abbiamo vuole permettere di fare questo a diversi livelli. C'è un livello che faremo, lo spiegherò poi meglio alla fine, con gli uffici pastorali, ossia con non tanto le persone e non soltanto le persone, ma con questi organismi pastorali che sono chiamati a lavorare insieme. Sono strumenti che insieme leggono questo documento, leggono la nostra esperienza di vita e rileggono la nostra pastorale secondo quelle chiavi che ci vengono suggerite, quelle piste che si aprono davanti a noi. Ma c'è un altro livello che questo documento presenta nella sua seconda parte, che è quello che permette a tutti i credenti e anche ai non credenti, perché la cosa bella è che in casa ci si sta anche se siamo diversi, e lo abbiamo sperimentato pure quando certe convivenze forzate le abbiamo dovute vivere in questo tempo di chiusura, ebbene di poter trovare i nostri luoghi da rileggere, se fossero il lavoro, la scuola, fossero come dire gli ambienti del divertimento, quelli dell'educazione, lo sport e così via. C'è una dimensione che la seconda parte di questo documento presenta che permette di poter trovare un modo diverso di vivere, uno stile che è ecologico e che è cristiano,
che è di un cristianesimo integrale, di un umanesimo integrale, se vogliamo citare un illustre pensatore del secolo scorso, che permette di poter tradurre in gesti concreti, in scelte concrete, ciò che ci permette di essere cittadini e discepoli. Questa seconda parte del documento è quella che viene offerta praticamente a tutti. La prima può essere forse anche più interessante per coloro che vivono un servizio all'interno delle comunità diocesane e in particolare per i fratelli e le sorelle che sono stati chiamati a succedere più delle volte in questo passaggio di consegne nel cammino della Chiesa che continua, come mi auguro meglio di prima. Queste attenzioni nel documento sono presentate secondo tre passaggi. Il primo è quello di una riflessione, una proposta che viene offerta facendo sintesi sia dell'esperienza, diciamo, presente nel mondo, perché sembra strano, ma il mondo della Chiesa Cattolica è talmente ampio, è talmente ricco di novità, in cui spesso non dobbiamo, tra virgolette, innestare qualcosa di particolare per fare qualcosa di diverso. Si tratta semplicemente di dare spazio a quello che è già presente. Come Laudato Si è maturata all'interno di un percorso di chiesa e di riflessione magisteriale che in questi anni, anche passando per il magistero dei vescovi nelle varie parti del mondo, ha permesso a Papa Francesco di offrirci un'incidia che è apparentemente nuova, e lo è per certi versi, ma che in realtà non fa altro che proseguire il cammino della dottrina sociale della Chiesa, che ha più di un secolo, almeno per quella che è la sua configurazione attuale. Lo stesso vale per questo documento, che presenta questa sintesi, questa espressione del meglio che la nostra Chiesa in tutte le parti del mondo offre nei vari ambiti di vita. Lo fa però chiedendo sempre un occhio sul tempo presente e sul luogo in cui viviamo. Sarebbe un impoverimento avere un testo e non saper leggerne il contesto e trovarlo come occasione, se vogliamo, insomma, come pretesto per poter entrare ancora meglio nella nostra vita in cui siamo inseriti. Una seconda parte ci offre degli approfondimenti. C'è bisogno di applicarci mente e cuore nell'andare in profondità della realtà in cui viviamo. Non possiamo accontentarci di quattro slogan o dell'abbiamo sempre fatto così. Si tratta di cambiare e di cambiare anche con uno sforzo personale e comunitario. Vi sono anche delle buone pratiche, ossia delle indicazioni che possiamo tradurre in gesti concreti. Alcune buone pratiche sono diventate magari forse consuete, perché se avessi fatto questo mio intervento 15 anni fa, in cui non esisteva la raccolta differenziata, sarebbe stata una cosa futuribile. Ne parlavano alcuni gruppi forse magari più attenti e più impegnati. Oggi sembra una cosa spontanea, normale. Ebbene, queste cose sono diventate, come dire, non tanto buone pratiche perché sono state imposte, tra virgolette, con una legge, ma perché sono in qualche modo nate da un'esperienza virtuosa, ossia da uno stile di vita. E questo cambio di stile di vita che deve diventare cambio di stile pastorale. Un celebre teologo parla del cristianesimo come stile, non come dottrina, c'è pure quello, non come morale, di solito non ci dovrebbe essere, non come celebrazione o tradizione, ma ne parla come stile. E uno stile di vita, mi spiegate meglio di voi, è quello che qualche volta fa riconoscere in maniera immediata una persona, da dove viene, cosa fa e cosa pensa. Se c'è uno stile di vita cristiano, se c'è una differenza cristiana, può essere coniugato proprio con delle buone pratiche di vita personali e comunitarie, ripeto, perché magari forse la raccolta differenziata la facciamo facilmente a casa, facciamo più fatica a farla in una festa parrocchiale. Non la facciamo con la Sacra Paesana, in cui giustamente continuiamo a spendere e espandere quello che ci pare. Quest'anno forse anche lo stop alle feste popolari deve essere un utile motivo di riflessione anche e di conversione per i nostri comitati feste e per le nostre tradizioni religiose. Magari cogliamo l'occasione provvidenziale anche nella sofferenza. Questo ci permette di fare in questi tre passaggi, lettura della realtà, riflessione approfondita, buone pratiche di conversione personale, comunitaria e naturalmente ecologica, di poter fare di quest'anno un inizio di cambiamento del nostro stile di vita cristiano. Cristiano. Non stiamo facendo quindi un'aggiunta alla nostra fede, stiamo facendo qualcosa di fondamentale. Sapete che ci sono le opere di misericordia corporale, quelle le sette famose ispirate a Matteo 25, insomma, su cui abbiamo dedicato tra l'altro, collando la misericordia, tutta una riflessione. Sapete, Papa Francesco ha aggiunto l'ottava, che è appunto questa della conversione ecologica, alla cura della casa comune. 8 forse è un numero che ancora di più aggiunge pienezza e perfezione a questo settenario tradizionale, ma io vedo questo 8 come qualcosa di trasversale.
anche i gesti tradizionali della nostra pietà cristiana, anche tutta la nostra esperienza di vita, anche le nostre comunità, così come sono state, sono attraversate da questo senso della cura della casa comune e delle creature che fanno parte di questa casa, che sono questa casa ancora di più. Ecco, cerchiamo di fare in modo che questo possa diventare uno stimolo per una vita pastorale che davvero cambi. È triste pensare che le nostre comunità, oltre a tutto quello che hanno detto in maniera anche, come dire, provocatoria, sia Don Angelo che Alessio, possano diventare, come dire, dei luoghi vuoti che ci preoccupiamo di riempire. E sarà più bello pensare che le nostre comunità possano essere queste tende in cammino, recuperando il senso originario anche della parola parrocchia, che non indicava un'istituzione o una porzione di territorio affidata ai cuori di un parroco, chiusa come un fortino e governata come se fosse, come dire, una sorta di realtà a parte, ma essere quell'esperienza che attraversa le città. Un'etimologia che tra l'altro si trova nella seconda lettera di Pietro e che indica la condizione dei credenti, stranieri ma cittadini di ogni luogo, pellegrini e capaci di abitare in ogni luogo in cui sostano. Questo diventa la nostra attenzione di questo anno pastorale. Questa la propongo a ciascuno e ciascuna di voi, personalmente, in famiglia, nei vostri luoghi di vita, nelle vostre comunità, per poter cambiare stile, per fare in modo che questa cura della casa comune, in fondo, ci faccia scoprire come Dio si prende cura di noi e noi siamo chiamati a prenderci anche cura delle cose che ci ha dato. Non finisco qui un intervento e proseguo subito in avanti, perché appunto una mia preoccupazione era quella di non dilungarmi troppo e di fare in modo che questa nostra assemblea possa sciogliersi senza troppa pesantezza, per arrivare a quello che è il momento, come dire, anche di un avvicendamento necessario che si è fatto negli incarichi della nostra Chiesa diocesana. Normalmente accade che veniamo a sapere, come dire, per giri vari quello che accade nella nostra Chiesa. C'è infatti un'abitudine molto diffusa, soprattutto negli ambienti presbiterali, ma un po' in tutta la nostra diocesi, che è quella del chiacchiericcio, insomma, dice su quello che si pensa del chiacchiericcio bisognerebbe rifarsi a quello che ha detto Papa Francesco più volte su questa abitudine che sembra essere tipicamente cattolica, insomma, in cui si dice tutto e il contrario di tutto, soprattutto a insaputa di chi in qualche misura è la persona, come dire, oggetto di discussione. E un'attenzione che forse qualcuno ha anche notato in questo periodo è che anche di quello che è accaduto con le nomine, lo statuto e tutto il resto è stata una riservatezza, che sarebbe una cosa scontata, ma sembra, vi dicevo, per questi motivi non lo è. Lo si è fatto anche in questi mesi in cui dalla decadenza degli uffici precedenti, che appunto è avvenuta con il mese di maggio-giugno, all'inaugurazione oggi dei nuovi mandati triennali per le persone che sono state accostate, coinvolte e incaricate di accompagnare i vari uffici diocesani, si è mantenuto, in un paio di situazioni si mantiene ancora, una riservatezza che va a tutela non solo delle persone, perché uno deve essere pienamente libero di poter assumere un incarico, ma anche della Chiesa tutta. Anche perché cerchiamo di evitare il più possibile, come dire, quella modalità che è forte, vi ripeto, fra i ministri ordinati, insomma, ma che in qualche modo tocca anche un po' tutti noi che siamo all'ombra dei campanili, di leggere quello che non c'è. Se sviluppiamo e facciamo crescere uno stile di fraternità e di sororità, aggiungo sempre, è anche bello vedere come c'è un avvicendamento di fratelli e sorelle che si incaricano insieme di accompagnare la vita della diocesi. È un munus, è un dono, quello che ci ricordava anche Alessio citando il latino complicato, ma in realtà essenziale del diritto canonico, è un fine spirituale, non stiamo conquistando o mantenendo posizioni, ed è tutto a servizio di un insieme. Un modo plastico per cui, tra l'altro, gli uffici e gli incaricati e le incaricate che inizieranno questo percorso in questi 3 anni vivranno la loro esperienza, sarà il modo dei tavoli, ossia non avremo, non solo nelle enunciazioni ma nei fatti, non avremo un direttore plenipotenziario eventualmente, con tanto di scrivania in legno di mogano, doppia pianta e acquario aziendale, ma avremo nel concreto, almeno nelle idee, avremo nel concreto un luogo in cui gli uffici lavorano insieme. È una difficoltà che abbiamo sempre sperimentato in questi anni, ci abbiamo lavorato in questi, soprattutto negli ultimi 2 quinquenni, cercando appunto di fare in modo che questa contaminazione, almeno negli uffici diocesani, possa essere positiva. Adesso sarà fatta in maniera strutturata,
Lo statuto ce lo ricorda al capitolo 2, paragrafo 3, con tutti i vari commi successivi, in maniera analitica, ve lo dirò anch'io nel momento stesso in cui riaffrontiamo questo elenco che non è fatto di nomi, ma è fatto di volti, di persone, di storie, di impegni condivisi. E questo chiede anche un altro passo. Più volte l'Arcivescovo ha citato in ieri e oggi il documento della Congregazione per il Clero su questa istruzione che cerca di dare uno sguardo e dei suggerimenti perché cambi il modo con cui vivono le nostre comunità cristiane, dicendo pure che naturalmente la prima parte respira più, come dire, dell'Evangelii Gaudium, la seconda cerca di essere un po' molto di compromesso, qualche volta forse troppo di compromesso, anche se è stata presentata ad Emilia, ricorderete, i laici possono fare il matrimonio, mica una scoperta, insomma. In Amazzonia forse è una cosa molto tranquilla, insomma, quindi i laici possono fare il matrimonio, a partire dal fatto che il matrimonio è celebrato da due laici, lo sposo e la sposa. Ed è assistito da un ministro ordinato che benedice, poi c'è la messa, tutto il resto, va bene, sta a posto, però i laici possono fare i funerali. Oddio, grande novità. Per noi sembra una cosa nuova sotto questo aspetto, prassi pastorale da molte parti della Chiesa, ma per fortuna non abbiamo neanche certe emergenze in questo senso, perché il motivo più importante di quel documento è una conversione delle nostre comunità, in particolare delle parrocchie, che sono quelle che più di tutte, come dire, fanno a volte fatica a percepire un modo diverso di vivere lo stile cristiano in comunità, ma che riguarda tutti, riguarda le unità pastorali, riguarda le altre aggregazioni in cui c'è una cura dei fedeli e in cui ciascuno è chiamato a prendersi cura di questa attenzione al Vangelo che viene tradotta in questi termini. Ebbene, questo documento è stato citato più volte, diventa un'altra attenzione che svilupperemo e lo faremo in seguito naturalmente sia nei consigli pastorale e presbiterale, sia naturalmente per quello che riguarda in particolare le zone pastorali, lo svilupperemo nella traduzione concreta di un lavoro d'insieme nelle comunità cristiane. Un primo passo è stato fatto in questi anni con l'unità pastorale e si continuerà con questo stile, con questa attenzione a camminare insieme alla sinodalità comune. Lo so che state tutti quanti attendendo i nomi, insomma, come se fosse una cosa più importante. Io ritardo apposta, quindi tranquilli, non vi spaventate. Intanto è importante vedere intanto come saranno questi nostri tavoli a livello pastorale. I tavoli sono legati, come ci ricorda lo statuto, attorno a tre grandi poli in questa maniera, che da una parte riprendono una, come dire, caratterizzazione tipica della teologia pastorale, cioè la liturgia, la catechesi e la carità. Dall'altra parte però devono superare questi steccati piuttosto rigidi, piuttosto limitanti, rileggendo l'esperienza della Chiesa italiana che in questi anni ha parlato di ambiti di vita e ha coniato alcuni verbi che possono in qualche modo esprimere meglio il cammino pastorale che siamo chiamati a fare come credenti e cittadini. E questo ci permette anche di fare in modo che vi siano delle affinità maggiori tra uffici che possano in qualche modo anche più facilmente interessarsi della vita umana e quindi cristiana in tutti i suoi aspetti. Dall'altra parte, questo non è che mette dei nuovi paletti, delle nuove chiusure tra un ufficio e l'altro. Faccio l'esempio più semplice, insomma, in ogni caso. Molte diocesi d'Italia, anche nella nostra, c'è il progetto Poligoro che ha messo insieme tre pastorali normalmente distanti, Caritas, pastorale giovanile e pastorale sociale. Questo progetto va avanti da quasi 25 anni, insomma, e ha permesso un inizio di progettazione tra uffici. È nato a Roma, è nato in CEI, è diventato lo stile con cui anche, diciamo, da Roma si sta lavorando per mettere insieme attenzioni differenti sulla stessa realtà e sulla stessa persona umana. In questo caso il lavoro e i giovani, ma può essere un esempio dei casi. Dico questo perché è quello che conosco meglio, insomma, è quello che ho praticato e quello su cui magari ho imparato alcune cose, se le ho imparate. Questo ci permette ancora di poter fare in modo che i settori di cui adesso vi parlo possano intrecciare ancora meglio alcune di queste attenzioni di fondo. Di nuovo, la liturgia non riguarda solo l'ufficio liturgico o al massimo l'ufficio catechistico perché insegna ai bambini come la messa. La liturgia riguarda anche la pastorale familiare, che se la famiglia è piccola chiesa significherà qualcosa a livello liturgico. Qualche anno fa uscì anche il libretto delle preghiere in famiglia, una sorta di proposta di liturgia delle ore adattata alla vita delle nostre famiglie. Non so quanti l'hanno visto o quanti lo usano addirittura, insomma, dice. Di nuovo, però si tratta di attenzioni che siamo chiamati a riscoprire e a rivalutare. E di farlo insieme come uffici pastorali ci permetterà il più possibile di fare in modo che questo stile sia uno stile condiviso.
che si crei un'identità aperta, ricca, plurale della nostra Chiesa diocesana e che soprattutto si eviti quella ricerca a volte affannosa di piccoli guru o di spiritualità più o meno, come dire, rassicuranti, che rischiano di far morire qualsiasi chiesa, non soltanto una parrocchia o un gruppo. Il settore centrale di cui parlava Alessio ha il compito di mantenere, come diciamo, la guida della Chiesa diocesana per quelli che sono gli aspetti, se vogliamo, più legati al luogo. Si tratta di poter prendersi cura di una curia, di poter avere un servizio legale, di poter accostare, cosa che sembra nuova e che è ancora più urgente, anche situazioni particolari in cui questo servizio legale vada a toccare, ad esempio, la tutela dei minori, che è la grande emergenza che la Chiesa universale in questi ultimi anni ha voluto riscoprire e ha voluto in qualche modo, come dire, prendere a cuore, anche in risposta alla situazione che si è venuta a creare, così come per quelle che sono le questioni di amministrazione, che hanno poi però un risvolto pastorale, che sono oggetto della cura di un vicario per l'amministrazione, Don Domenico, e delle persone che tutelano questi beni come beni culturali della diocesi, musei e compagnia bella. Vi è poi questo settore specificamente legato alle persone, ai presbiteri, ai diaconi, ai religiosi, alle religiose, ai laici consacrati e in generale a coloro che vivono una forma particolare di servizio nella Chiesa locale, che in qualche misura hanno bisogno dell'accompagnamento, in questo caso del vicario generale, e questi ambiti che normalmente sono stati spesso a volte solo nominali, eventualmente legati soltanto a un impegno temporaneo, vengono coordinati perché possano proporre a queste figure e a queste realtà una formazione permanente che li aiuti ancora di più a essere a servizio della nostra Chiesa locale. C'è ancora più bisogno quindi di curare la formazione di chi è chiamato a formare gli altri. Ce lo diciamo come slogan tante volte, ma abbiamo bisogno noi per primi, faccio parte della categoria presbiterale anch'io, abbiamo bisogno noi per primi di rimetterci in questione. È brutto sentirsi, tra virgolette, già arrivati, magari da preti giovani o da preti magari maturi, ed è brutto ancora di più che i nostri carismi possano non essere più messi a servizio di una Chiesa, ma fondamentalmente della nostra piccola realtà. Andiamo nei settori invece più particolari, quelli che mettono insieme gli uffici che si sono impegnati in questi anni e continueranno a impegnarsi, anche se in questa nuova formula, per i luoghi grandi in cui si annuncia la fede, la si celebra, la si vive e la si sperimenta, soprattutto nel servizio verso l'umanità. Il primo settore è quello dell'annuncio della parola e per la liturgia. Questo settore mette insieme quattro uffici che naturalmente non perdono la loro autonomia, ma che imparano a camminare insieme. In questo settore il primo ufficio è l'ufficio catechistico, quello che ha il compito di fare in modo che l'annuncio della parola sia davvero la prima e la fondamentale attività con cui presentiamo il kerigma, l'annuncio di Gesù morto e risorto, del Dio con noi, di Dio che è padre e madre di tutta l'umanità, dello Spirito che ci dà la vita. E in questo cuore fondamentale si opera una sorta di avvicendamento e di successione, perché Don Emanuele Bianco, che è stato in questi anni responsabile dell'apostolato biblico all'interno dell'equipe di questo ufficio, diventandone direttore, permetterà anche a questo ufficio di proseguire in questa centralità della parola che poi dà forma a tutta la nostra catechesi. È un'attenzione che poi naturalmente Emanuele condivide anche con il lavoro fatto in questi anni. Dico soltanto l'esperienza fatta nei tempi forti di Quaresima, nella zona pastorale di Lanciano 1 in particolare, di questa lezione offerta ai giovani, in cui abbiamo imparato anche noi a lavorare come ufficio. C'era Don Angelo pastore giovanile, ce l'ho io, c'era Don Emanuele, c'erano anche altri amici presbiteri che stavano qui in zona e che con i giovani e con le giovani delle loro parrocchie hanno vissuto concretamente una catechesi fondata sulla parola. E questo anche per proseguire le attività che sono state fatte in questi anni, spostando però un'attenzione dai piccoli agli adulti. È una necessità della nostra Chiesa locale e in generale della Chiesa rifare in modo che la catechesi porti a una fede adulta e pensata e che si rivolga a noi, gli adulti nella fede, chiamati ancora a crescere, e da lì permetta anche l'educazione dei più piccoli, l'iniziazione cristiana, in maniera che sia il più possibile efficace. Partendo però da noi che siamo gli adulti, noi che siamo quelli che hanno già fatto tutti i sacramenti in ordine e che hanno bisogno però di fare in modo che questo itinerario possa essere concreto nel nostro metterci a servizio dei più piccoli e degli altri in generale.
L'ufficio catechistico si intersecherà sempre di più con l'ufficio liturgico, che sarà guidato da Don Nicola Giampietro, che ci offre, anche se qui da noi è da solo un paio d'anni, insomma, ci offre una grande competenza a livello di liturgia e un dinamismo pastorale che tanti hanno notato e apprezzato. E Don Nicola, quindi, insieme a Don Emanuele, ci permetteranno anche di fare in modo che la liturgia, soprattutto con l'adozione del nuovo messale, che è arrivato, come dire, sta arrivando anche nelle nostre comunità e sarà il luogo, lo strumento con cui la nostra celebrazione della Chiesa potrà sempre di più arricchirsi e approfondirsi, ci permetterà in quest'anno ancora meglio di entrare in quella grande catechesi in atto che è la liturgia. Non che la liturgia sia una catechesi, né che bisogna renderla didascalica, insomma, in questo i liturgisti ci richiamano sempre, i parroci in generale, che trasformano la liturgia in un insieme di parole da spiegare, quello, spiega quello, mettici quell'altro, compagnia bella, niente di tutto questo. La liturgia invece ha questa capacità, questa esemplarità di educare alla fede per il semplice gesto, per la semplice parola che viene detta. In questo come dire, quartetto che si occupa dell'annuncio della parola di Dio e della liturgia, insieme a Don Emanuele come incaricato per l'ufficio catechistico e a Don Nicola Giampietro come incaricato per la liturgia, che sarà affiancato anche dal nostro Alessio per quello che riguarda anche, diciamo, le cerimonie del Vescovo in generale, quindi per l'animazione liturgica delle celebrazioni in cattedrale, e vi sarà anche un innesto ancora più importante dell'ufficio missionario diocesano e dell'ufficio per l'ecumenismo e il dialogo. Nell'ufficio missionario sarà ancora Suora Antonia De Godoy, la nostra Suora missionaria di Cristo, a condurre per il prossimo triennio questo ufficio missionario, portandoci sempre anche la sua esperienza, come dire, che viene da un contesto di chiesa di America Latina che ha sempre prodotto, come dire, novità pastorali e attenzioni che magari al nostro Occidente sono ancora necessarie. Per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso il nuovo incaricato sarà Padre Giobi, dei missionari del Santissimo Sacramento. Anche lui metterà naturalmente la sua esperienza e soprattutto è stato bello il fatto che lo faccio se lo facciamo insieme, quindi per primo vuole condividere questo sforzo di camminare con gli altri in un settore che sta diventando sempre più importante nella nostra Chiesa locale, perché la presenza di nostri, soprattutto dei fratelli ortodossi e delle sorelle ortodosse nella nostra Chiesa locale ormai è visibile a tutti e a tutte, ed è una grande sfida perché un luogo della fraternità fondamentale è quello del dialogo con le altre fedi. Non cito un'altra volta l'incontro, l'abbraccio e il documento, metto prima l'abbraccio che il documento naturalmente, tra Papa Francesco e l'imam del Cairo di qualche anno fa sul documento della fratellanza umana, ma su quell'aspetto si riparte per forza, e quando si crea pace fra le religioni si crea pace fra le nazioni. Chi poi utilizza la religione per non fare la pace, sappiamo da che parte sta a questo punto, quindi allora si tratta di fare una scelta ben precisa. Questi quattro uffici, catechistico, liturgico, missionario, ecumenismo e dialogo, quindi fanno parte di questo settore, di questo primo tavolo in cui si progetteranno insieme non tanto degli eventi ma dei percorsi condivisi, non tanto le solite cose da fare ma attenzioni che andranno a supporto delle nostre comunità cristiane. Non vediamo neanche la diocesi come un livello superiore e la parrocchia come un livello inferiore. Vediamo come, nello spirito della sussidiarietà, che non è solo un principio della dottrina sociale della Chiesa, ma è un criterio proprio di vita pastorale, un servizio offerto a tutte le nostre comunità. Perché chi possa camminare meglio lo possa fare, chi non riesce a farlo inizia a camminare, chi cammina più avanti possa condividere i suoi doni con chi invece è rimasto indietro. Anche lì, per fare in modo che le nostre comunità siano sempre più una sola famiglia. Procedo rapidamente per gli altri due settori. C'è un secondo settore, quello che riguarda la formazione e l'educazione del popolo di Dio. Sono i luoghi della vita cristiana, i luoghi in cui siamo chiamati ad abitare come credenti, famiglie, comunità, il mondo in cui viviamo, non fuori, non al di sopra, non da parte. E il primo ufficio, per certi versi, anche perché è centrale proprio nell'esperienza della Chiesa, è l'ufficio di pastorale familiare. Per i prossimi 3 anni sono stati confermati Davide e Alessia Cicolini,
che saranno affiancati da Don Carlos Chacon, che qui parlo qui a Marcianese, come direttori incaricati dell'ufficio. Per questi 3 anni quindi si proseguirà il percorso della pastorale familiare, che in questi anni ha avuto anche particolare impegno e particolare cura, per cui dobbiamo anche sempre ringraziare la presenza del nostro Vescovo, che da innamorato della famiglia, da sempre, da quando ha iniziato il suo ministero presbiterale, ha dato sempre impulso e novità al nostro cammino. È un settore che però, come più di tutti, ha bisogno davvero anche di innesti, di persone nuove. E anche quando le nostre famiglie, che girano un po' nella prima periferia delle nostre parrocchie, non sono perfette, anche loro sono soggetti di pastorale familiare, non destinatari, soggetti. Ogni famiglia ha un suo protagonismo pastorale. E anche con queste si tratterà di camminare insieme sempre di più. Diventi anche un motivo per trasformare le nostre parrocchie in famiglie e quindi fare in modo che questo possa essere la modalità con cui viviamo le nostre comunità. Non tanto, come dire, battitori liberi, ma appunto una famiglia in cui tutte le realtà di famiglia, quali che siano, possano sentirsi davvero a casa e fare casa con noi. C'è il servizio per la pastorale giovanile, che proseguirà con Don Angelo, ma non per Don Angelo, nel senso che Don Angelo, come vicario generale, aveva accompagnato e accompagnerà ancora l'ufficio di pastorale giovanile, ma lo farà con un'equipe di persone. Alcune devono ancora, come dire, dare la loro disponibilità e conferma, perché si tratta di un lavoro d'insieme, quindi fare una nomina a una persona è più facile, farlo non sempre, però insomma è più facile, fare una nomina a più persone è un pochettino più complesso. Una piccola equipe di lavoro che prosegue lo stile che si è inaugurato in questi anni, uno stile che forse a qualcuno non è piaciuto, pazienza, ci siamo fatti il bello della diversità nella Chiesa pure questo, ma che ha permesso di iniziare a svolgere un'attenzione maggiore non tanto sui giovani da attirare in chiesa, come diceva Don Angelo, magari come se fossero mosche che devono essere appiccicate dal miele e poi magari schiacciate e invischiate lì, ma sul trasformare coloro che si occupano di giovani, coloro che vivono con i giovani, potenzialmente tanti, di fare in modo che loro possano camminare con i giovani e ascoltandoli soprattutto. Abbiamo d'altronde ancora un sinodo per i giovani che si è concluso, ma che continua a essere un cantiere aperto ed è ancora forse largamente inattuato proprio nella nostra diocesi. Abbiamo da fare questo percorso insieme. C'è un servizio all'interno della pastorale giovanile, c'è il servizio per le vocazioni. Sarà condotto ancora per i prossimi 3 anni da Don Emanuele Bianco. Poi il servizio sarà integrato sempre di più pienamente, già adesso in questi anni lo faremo grazie anche alla presenza di Don Emanuele, ma sarà sempre più integrato con la pastorale giovanile. Anche qui, dividere una pastorale vocazionale da una giovanile significa o tornare alla vecchia impostazione per cui l'opera per la vocazione doveva fare reclutamento, mandiamo qualche giovane in seminario o in convento, o dall'altra parte, come dire, parlare in maniera molto generica di chissà quale vocazione. Si tratta di reinnestare quell'accompagnamento delle persone che è necessario nell'età, diciamo, della giovanile, e che poi naturalmente si esplica in tutta la varietà di luoghi in cui lo Spirito suggerisce a ciascuno di potersi collocare. Per la pastorale scolastica e della cultura, quindi non solo l'insegnamento della religione cattolica, che ne è un aspetto importante da rivalutare, Alessio diceva anche in maniera forte che ha bisogno di un salto di qualità personale e collettivo, e per la pastorale della scuola e della cultura sarà incaricata la professoressa Franca Poeta, che ha anche esperienza di docenza presso l'Istituto Teologico di Pescara, che quindi almeno gli ultimi docenti di religione che sono usciti in questi anni e chi ha frequentato il Tonio lo conoscono per forza, e che, essendo poi interna al mondo della scuola, con la sua equipe che si sta costituendo in questi giorni, accompagnerà questa pastorale scolastica. E vi dicevo, un salto anche lì di qualità che siamo chiamati a fare. Abitare la scuola non soltanto per un insegnamento per alcune persone, ma in tutta la sua globalità e in tutto il mondo della cultura che con la scuola si interseca necessariamente. E c'è l'ufficio di pastorale sociale, che ha come sottotitolo tutte le specificazioni di questo mondo, che ho accompagnato in questi 12 anni, sono troppi, e che sarà assunto progressivamente in questo periodo da una coppia di imprenditori, Giuseppe Carulli e Silvia D'Alessandro, che in questi anni hanno condiviso anche con me questo impegno nel mondo del lavoro e nel mondo anche del volontariato, e che progressivamente si entreranno ancora di più in questa
attenzione che la Chiesa dedica a tutto ciò che riguarda l'ambiente, la giustizia, la pace, il lavoro, i problemi sociali e questo cambio di stile di vita. È un compito bello arduo, io scherzando dico che questo è l'ufficio delle varie ed eventuali, si occupa di tutto praticamente, anche se è l'ufficio che come tutte le varie ed eventuali finisce in fondo alla lista e di solito viene dimenticato. Poi ce ne accorgiamo che diventa urgente, soprattutto quando poi un Papa come Francesco rimette al cuore l'evangelizzazione come ineludibilmente sociale, Evangelii Gaudium, capitolo quarto. Bene, con loro e con le altre persone che in questi anni hanno camminato in questo ufficio, continueremo a dare una dimensione sociale alla nostra vita di Chiesa e alla nostra vita anche di comunità. E per la pastorale come studi sociali c'è un nuovo incaricato che però ci sono ancora alcune cose da definire, quindi manteniamo ancora un po' di riservo. E per lo stesso vale per la consulta delle aggregazioni legali e per le confraternite. Si tratta di due ambiti in cui, soprattutto le confraternite, il Vescovo in particolare con noi, i suoi collaboratori, inizieremo un percorso di revisione, perché si tratta di ridare impulso a questi luoghi tradizionali, le confraternite, o nuovi, più conciliari, le associazioni legali, le aggregazioni, le associazioni. C'è bisogno di ripartire con una dimensione anche di conversione e di missione ben diversa. C'è l'ufficio per la pastorale del turismo, dello sport e del tempo libero, che sarà affidato al diacono Luigi Guonzo e che, integrandosi con gli altri uffici, permetterà anche a questo luogo che apparentemente sembra, come dire, misterioso, ancora sconosciuto, ma che invece ha una grande potenzialità anche di evangelizzazione, pensiamo al turismo religioso, pensiamo ai parchi ecclesiastici tematici, che sono un progetto che la Chiesa sta portando avanti in questi anni per fare in modo che i luoghi ecclesiali siano luoghi di formazione, di cultura e di evangelizzazione, appunto, non solo memorie storiche o luoghi polverosi da chiudere, e sarà un altro luogo che permetterà anche di creare uno sviluppo diverso, uno sviluppo che permette anche al turismo di essere a quello che riguarda il mondo, se vogliamo, più appunto del tempo libero, di essere un luogo di nuova evangelizzazione, un altro luogo di frontiera che sarà importante da accostare. Questo secondo grande tavolo di uffici, i luoghi della vita, i luoghi in cui siamo in tutte le nostre dimensioni umane impegnati gli uni per gli altri, sarà quindi il secondo grande luogo in cui le pastorali si incontrano e camminano insieme. C'è poi il settore dell'animazione e della carità, che prevede tre uffici, tre luoghi che si incontrano insieme. Il primo è la Caritas, è stata la dottoressa Assunta Gallucci che in questi anni ha lavorato a fianco a Luigi nella Caritas diocesana a diventare direttrice di questo ufficio. C'è l'ufficio Migrantes che anche lì stiamo ancora aspettando che ci siano conferma da parte della persona che è stata incaricata e che è un ufficio oggi particolarmente delicato perché per certi versi deve avviare un percorso nuovo in un contesto di certo non favorevole a ciò che riguarda le persone in cammino, siano esse Rom, Sinti e camminanti, siano essi i migranti che vengono accolti nella nostra Italia, siano essi gli italiani all'estero, c'è anche questa attenzione, insomma, questa attenzione a chi è fuori tramite le missioni cattoliche italiane, eccetera, eccetera. E poi c'è l'ufficio della pastorale della salute, e che è stato accompagnato in questi anni da Don Amedeo Guerriere, il diacono Guerriere, che sarà affiancato da diacono Tommaso Rapino per la zona di Ortona e da padre Vincent Matthew, dei missionari del Santissimo Sacramento, che è cappellano all'ospedale di Ortona e che come tre condirettori accompagneranno l'attenzione della Chiesa in questo luogo della sofferenza e della malattia, che non sono solo gli ospedali ma sono anche le nostre comunità. I ministri straordinari per la comunione non sono chierichetti senza fascia da mettere in chiesa, sono operatori della cura degli infermi, cioè hanno questa attenzione fondamentale e la presenza dei nostri due diaconi e del nostro amico presbitero cappellano d'ospedale permetterà una cura più attenta al mondo della sofferenza in tutti i luoghi, dall'ospedale appunto alle nostre case, alle nostre parrocchie, ma anche di prendere una cura diversa, una formazione differente di tutte le persone che si dedicano in particolare ai sofferenti. Quindi vale naturalmente per i medici, per il personale diciamo infermieristico, vale per tutte le persone che hanno una qualche attenzione per il mondo della sofferenza, siano essi OSS, siano essi semplici come dire badanti, siano tutte persone che in qualche modo hanno a cura la persona umana che soffre. E quel luogo sono tre luoghi, se vogliamo, che devono dedicarsi, che devono permettere alla Chiesa di essere estroversa, ossia dimostrare quel volto di carità che incontra, e non soltanto mostra naturalmente, ma che incontra in coloro che vengono a chiedere un aiuto di qualsiasi genere.
insomma, detto tante cose, concludo qui perché sono le 12:20, ho parlato, anche se ho detto cose molto, come dire, molto ordinarie, insomma, rispetto a quello che Don Angelo e Alessio hanno detto prima. Concludo qui in ogni caso questo passaggio, che serviva a darci un programma pastorale, grazie a Dio qualcuno lo ha preparato per noi, a darci degli strumenti, e con le persone, con tutte le altre persone che hanno continuato e continueranno di certo a lavorare nei vari ambiti pastorali, ci permetterà di poter essere sempre più questa Chiesa sinodale in cammino, sinodale appunto, che sa fare il percorso insieme, ma che concretamente cammina con gli altri, cammina anche con quelle persone che sono lontane dalla Chiesa o che la vedono, come dire, in maniera forse non sempre positiva, ma che hanno di certo anche qualcosa da dare a noi e non soltanto noi a dare a loro. Concludo qui, grazie. Siamo quasi arrivati alla fine e prima di tutto voglio dirvi grazie, perché immagino che il silenzio e l'attenzione di questa sala siano state anche il silenzio e l'attenzione delle altre due sale. È sempre bello vedere con quanta passione, con quanta attenzione si segue quello che la diocesi propone. Naturalmente un convegno che si chiama Tempo Nuovo, che presenta uno statuto che non c'era, una squadra di curia completamente rinnovata, tutti i direttori dei vari uffici praticamente nuovi, sembra quasi che voglia dire siamo all'anno zero della creazione. Ma come dico sempre ai sacerdoti quando si avvicendano, non esiste l'anno zero della creazione, perché la creazione l'ha fatta il Signore e da lì siamo partiti per andare avanti. Quindi anche questo convegno, anche questo tempo che si apre è un tempo sicuramente nuovo, ma che fa tesoro anche del passato. Come vi dicevo ieri, il bravo scriba tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. E come dice Gesù nel discorso della montagna, non sono venuto ad abolire, ma a portare a compimento. Quindi nulla di quello che è stato fatto viene abolito o gettato via, ma si cerca di dare un compimento, una prospettiva nuova, di far fare un passo avanti a tutto quello che finora è stato fatto. Vedo davanti a me Don Antonio e, per esempio, lui ha sempre detto, con il suo stile diverso da quello di Don Angelo, diverso da quello di Don Carmine o di Alessio, diverso dal mio, che è meglio fare un passo insieme piuttosto che 100 passi da soli. E il suo contributo a un documento che la Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Regionale Abruzzo-Molise ha fatto sulla formazione permanente ci richiama all'importanza della formazione permanente del clero, come anche faceva il documento di San Giovanni Paolo II, Pastores da Bovobis, cioè vi darò pastori secondo il mio cuore. Per essere pastori con il cuore di Dio non si può andare avanti da soli, ma bisogna essere rapportati con il gregge, come ci veniva suggerito, e si deve essere aperti alla formazione permanente. Altrimenti, come dice Cencini, un uomo che ha dedicato e dedica tutta la sua vita sostanzialmente alla formazione permanente, se non c'è formazione permanente, alla fine c'è disperazione permanente. Tutti quanti perdiamo di vista la nostra identità e perdiamo di vista la nostra missione. Formazione permanente che è del clero, formazione permanente che è del laico. Come figli di Dio, ognuno con la sua specifica vocazione, siamo chiamati a formarci sempre di più, cioè a prendere sempre di più e sempre meglio la forma di Cristo, l'uomo perfetto, seguendo il quale diventiamo tutti più uomini.
questa è la formazione permanente. Non aggiungere conoscenze alle conoscenze, sapere ai saperi, ma prendere sempre di più la forma di Cristo, stando al proprio posto e dal proprio posto contribuendo a far crescere la Chiesa e le persone. Questo mi pare davvero importante ricordarlo a me stesso, a noi che stiamo qui in Curia e a tutti quanti voi, partendo dai sacerdoti. Dobbiamo veramente continuare un percorso che si è già iniziato e con le caratteristiche nuove, con le specificità e le originalità di ciascuno, portarlo avanti. Abbiamo detto lungamente del bisogno di questa cura e nei miei discorsi che a volte venivo chiamato a fare anche in ambito di morale, io ricordavo sempre che non esistono malattie o persone incurabili, come spesso si dice, ma che al limite esistono malattie inguaribili, ma prendersi cura è doveroso, prendersi cura è necessario. Per cui lo ribadisco anche a me e anche a voi, anche nell'ambito ecclesiale. Potremmo trovare persone, comunità, situazioni inguaribili, nel senso che si chiudono e non vogliono fare un percorso, non vogliamo fare un percorso, ma non incurabili. Dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri perché il percorso possa proseguire. Lo strumento dello statuto, come ogni cosa nuova, dovrà essere digerito da noi e dovrà essere digerito da voi, ma è uno strumento per il bene, così come tutto il codice di diritto canonico è per il bene delle persone, è per il bene dei credenti, non è uno sfoggio di norme, di canoni o di altro. Quindi anche lo statuto va visto e va letto in questa chiave. Sono strumenti che ci vengono messi fra le mani perché il cammino possa essere più fruttuoso. E anche le persone che sono chiamate a prendersi la responsabilità dei vari uffici sono chiamate a mettersi al servizio. Sono gli uffici, è la curia al servizio delle persone, non sono le persone a servizio della curia e degli uffici. Approfitto di questo momento per ringraziare di cuore chi è stato responsabile dei vari uffici fino ad adesso e faccio l'augurio a chi prende la responsabilità davvero di prendere questa responsabilità con il cuore di Dio, così come Gesù vorrebbe da ciascuno di noi. Questo significa ovviamente che c'è bisogno di esprimere l'autorità, ma l'autorità è ciò che fa crescere, e di tenere un po' da parte il potere, perché il potere non serve a granché. Agli apostoli che a volte discutevano, anzi, che fino alla fine hanno discusso per stabilire chi fra loro fosse il più grande, Gesù diceva cose diverse, come sappiamo. A me e a voi io ricordo questo e quindi vedo davanti a me il bambino che Gesù mostra, vedo davanti a me la bella immagine di Don Tonino Bello, il quale diceva che non ci vogliono più i segni del potere, ma il potere dei segni. Quindi vogliamo dare potere allo statuto, vogliamo dare potere al servizio, vogliamo dare potere all'autorità, perché ognuno di noi e tutti quanti insieme possiamo crescere come persone, come famiglie, come comunità parrocchiali, come diocesi, ma anche come porzione di territorio, come società che insiste su questo territorio diocesano di cui facciamo parte. Quindi ci lasciamo dopo queste due mattinate con tanti compiti da fare a casa. Qui abbiamo acceso delle fiammelle, abbiamo dato degli input,
Ora il lavoro vero inizia dopo queste due mattine. Ci viene detto sempre così a noi sacerdoti quando riceviamo un corso di esercizi spirituali, o diciamo così quando lo teniamo. Gli esercizi spirituali cominciano nel momento in cui finiscono. Ecco, il convegno diocesano, l'assemblea diocesana comincia quando essa qui nello spazio della curia termina. Tornando a casa, ognuno, ripeto, dal suo posto, ognuno con le competenze che gli sono state date, che sono un servizio, ognuno nella sua comunità, nella sua famiglia, può veramente far crescere la dimora, può veramente far crescere la Chiesa. In questo modo, e solo in questo modo, Dio sarà nostro compagno di viaggio. Infatti, in quella tenda, in quella dimora, che si spostava con il popolo ebreo che camminava, non c'erano solo gli animali, ma c'era anche Dio. E finché Dio ha camminato, spostandosi col popolo, in un qualche modo l'orizzonte è stato mantenuto, pur in mezzo a tante rivolte, a tanti no che il popolo ha detto a Dio, a tanti peccati. Quando poi invece si è fatto il Tempio, che perciò Dio non voleva, sono io che vi faccio una casa, non siete voi che fate una casa a me, sono io che vi offro una dimora, non siete voi che la offrite a me, quando poi si è fatto il Tempio abbiamo lasciato Dio lì e viviamo la vita, come ci è stato ricordato, come se Dio non ci fosse. Rimettiamo Dio al centro, facciamolo abitare, o abitiamo noi il cuore di Dio, come meglio sarebbe giusto esprimersi, e andiamo avanti, tenendo conto di tutto il Magistero che la Chiesa ci offre, in modo particolare di quello che ci offre Papa Francesco, ma tenendo conto anche di quello che la Chiesa italiana, e concludo, ci ha detto negli anni in cui Papa Francesco ancora non c'era, perché, come vi dicevo della nostra diocesi, che non siamo all'anno zero della creazione, ma stiamo proseguendo un cammino, così è anche per la Chiesa, non è che è nata con Papa Francesco. Mi piace ricordare qui, per chiudere, il convegno ecclesiale di Verona, a metà dei primi 10 anni del 2000, quando appunto si cercò di coniugare insieme i 3 caposaldi storici, i 3 doni e i 3 compiti della Chiesa, evangelizzare, celebrare e testimoniare la carità, con gli ambiti della vita. Ecco, sarebbe bello che questo cammino proseguisse, in modo tale che l'evangelizzazione, la celebrazione e la testimonianza della carità possano abbracciare l'affettività, possano abbracciare la fragilità, possano abbracciare il lavoro e la festa, possano abbracciare la cittadinanza e anche la tradizione. Grazie a voi, concludiamo con l'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ed il Verbo si è fatto carne. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,
Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Dio, segno custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Per i nostri defunti e per tutti i defunti, l'eterno riposo, dona loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua. L'eterno riposo. L'eterno riposo. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. E grazie ancora, buona giornata, buona domenica e buona ripresa di tutto.